Buonasera e benvenuti anche questa settimana all'appuntamento con il punto punto web. Questa sera inizieremo parlando di Etna, vista la recente appunto attività, cioè l'ultimo parossismo. Poi lo faremo appunto con Marco Neri, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, sezione di Catania. Poi cambieremo argomento e andremo a Sant'Alfio, dove abbiamo in collegamento l'assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, Laura Leonardi. Andremo poi a parlare dell'associazione Maretna, dell'intensa attività dell'associazione Maretna. Lo faremo con Alessandro Cavallaro e Leonardo Baccaro. E poi parleremo di musica, lo faremo con un'intervista fatta a Touré Most, secondo volume è uscito proprio oggi, e poi andremo a parlare di riaperture e grazie alle interviste fatte dal nostro Salvofaro, che è andato un po' a sentire gli umori dei ristoratori di Giarre Riposto. Avremo anche poi un'intervista al sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, che ci dirà insomma un po' quali sono le previsioni, ecco, per la stagione estiva. Ma iniziamo immediatamente con il nostro appuntamento con lo Scomicon di Edoardo Puglisi, che questa sera ci propone appunto questo Scomicon con due personaggi. Uno dei personaggi dice: nei paesi musulmani i ladri vengono amputati, in Finlandia sono imputati, in Italia sono deputati. E questa era come al solito il nostro Scomicon, il nostro appunto la nostra vi vignetta, possiamo dire, scomoda dell'artista Edoardo Puglisi, che come ogni settimana ringraziamo. Ma adesso ci andiamo immediatamente a collegare con il dottor Marco Neri, che è già appunto pronto in postazione. Buonasera. Buonasera. Grazie di aver accolto il nostro invito. Allora, Marco Neri, appunto geologo, vulcanologo e primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, sezione di Catania, anche vice commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018. Tantissime sono appunto le pubblicazioni, l'attività scientifica di Marco Neri. Ma andiamo immediatamente a chiedere al dottor Neri cosa dobbiamo aspettarci ancora dalla nostra Etna, dato che in questi giorni, in queste settimane, perlomeno ci sembrava che si fosse calmata, invece proprio l'altro giorno si è fatta risentire. Sì, è vero, si è fatta risentire anche oggi. Ha avuto due momenti che i vulcanologi, ormai l'avete imparato anche voi, amano definire parossismi eruttivi, le cosiddette fontane di lava. E diciamo che l'Etna sappiamo che è un vulcano molto attivo, senza volere necessariamente esagerare, l'Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo. Quello che sta facendo, conseguentemente, è la sua normalità. Certo che tra febbraio ed aprile ha fatto 17 episodi eruttivi violentissimi e ora, da metà maggio ad oggi, ha ripreso con una certa continuità. E cosa ci si può aspettare? È che continui a fare questo, cioè continui a eruttare dalla sommità del vulcano fino a quando le reti di monitoraggio che ascoltano tutto quello che fa il vulcano momento per momento non ci diranno che lo scenario potrebbe cambiare. Per adesso noi abbiamo un'attività sommitale, definita così perché avviene appunto dalla cima del vulcano a oltre 3.300 metri di quota, quindi un'attività sommitale intermittente, violenta, anche quindi esplosiva, che produce un bel po' di cenere che poi ricade al suolo e quindi ci dà qualche problema, però rimane un evento confinato alle alte quote, quindi tutto sommato un evento che non deve farci temere più di tanto. Se dovesse cambiare lo scenario, allora poi magari torneremo a parlarne, forse con meno sorriso sulle labbra.
Sì, e questo fenomeno, peraltro, di più parossismi che diciamo si succedono, non è un fenomeno inedito, già era accaduto, mi pare, nel 2000, in cui erano stati moltissimi, credo, se non erro, diciamo. No, non era per niente. Nel 2000 eravamo al culmine di una successione di eventi cominciata a metà degli anni 90 del secolo scorso, e poi nel 2000 abbiamo avuto addirittura 66 fontane di lava, cioè 66 di queste eruzioni tra la primavera e poco oltre l'autunno. Si tratta cioè di fenomenologie che all'Etna possono essere ricorrenti. Noi le definiamo delle attività appunto persistenti, perché il nostro è un vulcano che è persistentemente attivo. Il condotto è aperto, il magma lo percorre continuamente. Quando non c'è l'attività stromboliana che vediamo in questi giorni, come minimo vediamo il gas che esce dalla sommità del vulcano, e questo è un bene. È un bene perché non si forma un tappo di lava solida nel condotto che farebbe diventare l'Etna una sorta di pentola a pressione, è un poco come quello, come il Vesuvio attualmente. Di conseguenza il vulcano, il nostro vulcano, fortunatamente ha la possibilità di dissipare la sua energia gradualmente nel tempo, quindi ad ogni eruzione in un certo senso si toglie energia al vulcano e quindi il vulcano riesce a sfogarsi. Se dovesse mai capitare di trovarsi nelle condizioni di dover tappare questo condotto eruttivo, non lo so quello che potrebbe succedere, però è facile immaginarlo, perché il magma che continua a risalire sempre dal mantello a circa 40-50 km di profondità verso la superficie, questo magma, non trovando sfogo, accumulerebbe delle energie particolarmente rilevanti che poi potrebbero sfociare in eruzioni veramente pericolose, cataclismatiche, non certo quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Ma comunque questi sono scenari che fortunatamente non sono tipici dell'Etna, quindi per adesso godiamoci lo spettacolo. Pazienza, spazziamo la cenere che ricade lungo sui nostri tetti, sui nostri balconi, le nostre strade, che peraltro lì si dovrebbe aprire anche un piccolo capitolo, perché questa cenere vulcanica in realtà non è del tutto innocua, se volete poi ne riparliamo, ma comunque alla fine per adesso è un disagio tutto sommato contenuto. E appunto, quindi noi insomma non ci dobbiamo preoccupare quando insomma sentiamo questi boati dell'Etna che a volte insomma come dire così turbano anche le nostre notti, no? Perché si sente insomma da tutta anche la fascia ionico-etnea, insomma tutta la costa ionico-etnea, sentiamo insomma questo forte tremore vulcanico. Quindi non dobbiamo comunque temere. No, fino a quando l'attività sommitale rimane di questo tipo, cioè appunto confinata alle quote alte del vulcano, l'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è la cenere che ricade al suolo. Un pochettino dobbiamo tenere ben conto di questo fenomeno, perché questa cenere, quando ricade al suolo, intanto è un materiale altamente abrasivo. E a volte cade con dei diametri importanti, soprattutto nei paesi posti a più alta quota, Zafferana, Milo, lì possono ricadere, sì, possono ricadere anche elementi, scorie fino a 5-10 centimetri di diametro. Questo tipo di materiale, quando ricade per esempio sul parabrezza di un'automobile, può romperlo. Poi questo materiale che ricade anche al suolo viene triturato dalle automobili che passano lungo le strade, quindi viene ridotto di dimensioni fino alla cosiddetta dimensione del PM10, quella che noi riusciremo facilmente a inalare nei nostri polmoni. E quindi chi soffre per esempio di problemi asmatici, bene, questi problemi in questi casi vengono acuiti, ma anche chi porta lenti a contatto deve stare attento, perché la cenere vulcanica che può venire, può, diciamo, introdursi anche nei nostri occhi, siccome può mettersi tra la lente a contatto e la cornea stessa può venire a brasa. Insomma, ci sono dei problemi, soprattutto per i paesi che stanno sul fianco orientale, quelli che più frequentemente sono interessati da ricaduta di cenere a causa del vento. Il vento predominante viene da ovest e nord-ovest, quindi spinge la colonna di cenere e gas verso est e sud-est.
Quindi i paesi come Giarre, Riposto, Zafferana, Milo, Santa Venerina, a volte anche Acireale, sono frequentemente colpiti da ricaduta di cenere e quindi per loro è obiettivamente un problema, soprattutto per le amministrazioni comunali che devono comunque garantire la sicurezza della veicolazione stradale, per esempio, e quindi devono preoccuparsi di spazzare via questa quantità di cenere. Guardate che non è un problema di poco conto, perché rimuovere la cenere dalle strade, soprattutto quando cade in quantità notevoli, fino a 3, 4, 5 kg a metro quadro, può costare decine di migliaia di euro. Quindi per un'amministrazione pubblica di un comune piccolo come i nostri, del fianco orientale, questo può rappresentare davvero un problema molto grave. E quindi, insomma, sì, d'accordo, Etna, vulcano buono, però dovremmo cominciare a tenere conto anche di queste fenomenologie e magari attrezzarci con mezzi idonei a togliere il materiale dalle strade. Fare magari appunto un piano, cioè, diciamo a monte, insomma, no? Sì, perché sì. Poi, appunto, come diceva, Giarre fra i paesi forse più colpiti, quindi è una questione di venti, insomma. Sì. È una questione di eventi e le amministrazioni pubbliche, fino a quando si tratta di uno, due, tre eventi anche di seguito, possono eccezionalmente fare fronte con le proprie risorse, ma quando noi abbiamo decine di questi eventi, molti dei quali ricadono sempre sullo stesso territorio, a quel punto non possiamo parlare più di eccezionalità, dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Forse, per esempio, dovremmo pensare anche a realizzare i tetti delle nostre case non semplicemente con il coppo, così detto, ma insomma con dei sistemi che rendano più facile la pulizia di questi tetti. Allora, io non voglio entrare nel tecnico, però insomma sta cominciando, sì, a diventare un po' seccante per la gente. Perché poi chiaramente si deve andare a pulire chiaramente i tetti che insomma... Io ieri ho ricevuto la telefonata di un nostro concittadino di Giarre che mi chiedeva se non era il caso per lui, che soffre di problemi di asma, insieme alla sua famiglia, di andarsi a trasferire per qualche tempo altrove, perché proprio non ne possono più. E ovviamente io gli ho consigliato certamente di non andarsene per sempre, ma forse per qualche settimana sì, se è possibile, se sono nelle condizioni di farlo, forse sì, ecco. Perché queste persone soffrono, è innegabile, come peraltro soffre anche l'economia del nostro territorio. Guardate che quando la cenere vulcanica occupa uno spazio di cielo così frequentemente, tutti gli aeroplani sono costretti a cambiare rotta, a volte a non atterrare a Fontana Rossa, e guardate che quando un aeroplano non riesce ad atterrare, a noi sembra solo un disagio per i passeggeri, le compagnie aeree invece prendono delle batoste a livello economico, perché significa molte migliaia di euro che vanno in fumo. Sono problemi che forse anche il nostro governo nazionale dovrebbe cominciare a riconoscere nel nostro territorio. Sì. Infatti. E infatti proprio in questi giorni abbiamo trattato anche poi dei depositi di cenere vulcanica nei nostri paesi, ad esempio a Riposto, che vede una zona per cui insomma i residenti lamentano anche la troppa prossimità alle case, appunto, che poi sono depositi, insomma, che rimangono per diversi mesi, anche se sono in via temporanea, come ci ha garantito il sindaco. Però chiaramente ci diceva bisogna poi che, insomma, la regione sblocchi dei fondi per poter andare poi a conferire questa cenere. Occorra che la politica, se vogliamo, riconosca questo disagio, che non è una lamentela tipica dei meridionali, insomma si dovrebbero rendere conto. Io vorrei vedere loro ad abitare in uno di questi paesi così frequentemente colpiti dalla ricaduta di cenere vulcanica. Non è una banalità, è un disagio vero, reale. Spero che qualcuno ascolti prima o poi questo disagio. Intanto ci è arrivato anche un messaggio dal Fiolandro che ci saluta e saluta appunto il dottor Neri.
Ne approfitto anche per dire che le foto che vediamo scorrere sono invece di Alberto Torrisi, che è un altro fotografo e anche un ragazzo appunto appassionato di Etna, che sta facendo anche degli studi specifici. E vediamo appunto queste foto, mi pare del penultimo del parossismo, non quest'ultimo, e poi c'è una foto che invece si vede l'Etna dal lago di Pozzillo. Dottor Neri, adesso oggi sicuramente rispetto a 20 anni fa la tecnologia comunque avete molti più strumenti a disposizione per prevedere, ecco, per tempo, insomma, come si evolve l'attività vulcanica. Ci sono dei parametri particolari che magari preannunciano un prossimo parossismo, oppure insomma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Allora, intanto molti dei nostri segnali, quelli delle nostre reti di monitoraggio, sono visibili su internet. Gli appassionati lo sanno e spesso ci aiutano nell'interpretare questi segnali. Uno di questi, forse il più importante perché è anche storico, perché abbiamo visto che funziona, è il livello medio del tremore vulcanico. Ve lo dovete immaginare come una sorta di tremarella che il nostro vulcano ha quando in particolare il magma risale dentro il suo condotto. Questo tremore quindi tende a salire un po' prima che arrivino i cosiddetti parossismi eruttivi. Quindi noi questa fenomenologia siamo ben in grado di anticiparla, non di tantissimo, ma di alcune decine di minuti senz'altro. E quindi diciamo che abbiamo acquisito una certa esperienza nel capire in anticipo, con un certo anticipo, le mosse del nostro vulcano. Però, come vi dicevo prima, non sono questi i fenomeni che ci devono preoccupare. Quelli che ci devono preoccupare sono invece quei fenomeni che, invece che produrre eruzioni dalla sommità del vulcano, li producono dai fianchi, cioè dall'apertura di bocche laterali a bassa quota, molto vicini alle città e quindi potenzialmente pericolose, perché queste fenomenologie possono produrre flussi eruttivi che poi vanno a impattare su un territorio urbanizzato. Ricordatevi per esempio nel 1981 la lava arrivò vicinissima a Zafferana, a Randazzo, e si buttò quasi sul greto del fiume Alcantara. Nel 92 invece la lava arrivò alle porte di Zafferana Etnea. Sono tutti fenomeni, cioè, che avvengono non frequentemente, fortunatamente, però che avvengono in tempi storici, cioè in tempi che riguardano anche la nostra memoria e la nostra esistenza, e che possono produrre un impatto sul territorio ben maggiore rispetto alle eruzioni sommitali. L'ultima eruzione laterale, peraltro, quella del 2018, ha prodotto un evento eruttivo piccolo, durato circa 3 giorni, ma ha prodotto anche uno sciame sismico molto importante che ha colpito la zona di Fleri, Zafferana, Cireale, Santa Venerina, quella che oggi stiamo provvedendo a ricostruire. Si è trattato di un danno sparso sul territorio che solo adesso sta cominciando a ritrovare le energie e i fondi istituzionali per poter ricostruire, però è un disagio anche quello. Cioè, il nostro vulcano, dobbiamo ricordarlo ancora una volta, purtroppo non è soltanto un vulcano buono, a volte chiede dazio e produce delle fenomenologie, in questo caso terremoti oltre che eruzioni, che impattano sul nostro territorio. I nostri sistemi di monitoraggio sono perfettamente in grado di anticipare sia le eruzioni sommitali che soprattutto quelle laterali, perché quando un fenomeno eruttivo, un dicco magmatico, si intrude lungo i fianchi della montagna per poi preludere nel giro di pochi giorni o poche ore all'apertura di una bocca laterale, questa intrusione di magma laterale produce sempre delle deformazioni molto importanti che i nostri sistemi di monitoraggio riescono a rivelare perfettamente e che quindi ci danno la possibilità di anticiparli, anticipare le fenomenologie eruttive più pericolose e quindi in coordinamento, in sinergia con la protezione civile nazionale e regionale, siamo in grado quantomeno di mitigarne gli effetti. Certo, non possiamo mettere un tappo sulle bocche del vulcano, però certamente possiamo
capire un po' prima dove si possono aprire le bocche laterali e quindi produrre tutti quegli accorgimenti fino all'evacuazione, quando è necessario, di parti di territorio affinché nessun cittadino rimanga ucciso e quantomeno il fenomeno venga mitigato nel suo accedere, nel suo esplicarsi più pericoloso. Io intanto vi ricordo che noi chiaramente siamo in diretta su il punto web, su GS Produzioni Video, su 01 TV, e quindi potete anche interagire con noi attraverso i nostri social, ovviamente la pagina Facebook, per eventualmente fare anche delle domande al dottor Neri. Dottor Neri, qual è esattamente il meccanismo eruttivo? Abbiamo capito che è una questione di gas praticamente, no? Sì. Sì, in questo periodo, soprattutto con le eruzioni sommitali esplosive, la fa da padrone il gas. Diciamo che quello che è successo nella seconda metà del 2020, quindi ormai più di 6-7 mesi fa, è la risalita di un magma che i vulcanologi chiamano primitivo. Primitivo per i vulcanologi non è un magma antico, è semplicemente un magma che ha mantenuto le sue caratteristiche chimiche di partenza. I magmi etnei partono da circa 40-50 km di profondità, laddove nella zona dell'Etna si trova il mantello. In questa zona quindi si formano questi magmi che risalgono di solito lentamente verso la superficie. Questa lentezza nella risalita del magma dà il tempo al magma stesso di raffreddarsi un pochettino e perdere una certa quantità di gas, cristallizzare un pochettino e cambiare un po' la sua composizione, fino a quando poi arriva in superficie ad eruttare nella norma un magma composizionalmente un po' diverso dal magma proveniente dal mantello. Invece, 7-8 mesi fa, quello che è successo è stato che questo magma è risalito così rapidamente da mantenere quasi identicamente le sue caratteristiche composizionali. Quindi non si è né raffreddato né differenziato. Il magma è arrivato su come una sorta di palla di fucile e si è andato a stabilizzare, chiamiamolo così, in una zona che noi definiamo grossolanamente camera magmatica, che è posta a circa 7-8 km di profondità. E da lì poi prende un ulteriore slancio il magma per risalire e fermarsi attorno ai 2-3 km. Ecco. Allora voi immaginate che queste due zone di stoccaggio, una molto superficiale a 2-3 km e una un po' più profonda a 7-8-9 km, siano come due grosse ampolle. Queste due ampolle ricevono il magma dal mantello, occupano tutto lo spazio, il gas si stratifica verso l'alto e quando all'interno di queste ampolle questo gas raggiunge una pressione critica, sale su come il gas, come le bollicine che stanno dentro a una bottiglia di spumante, vogliamo metterla così. Quindi quando noi agitiamo la bottiglia di spumante, il gas si concentra nella parte alta della bottiglia ed esplode, diciamo, arriva in superficie sul collo della bottiglia e fa il getto del liquido ricco di bollicine e gas. Nel nostro caso, al posto dello spumante abbiamo il magma. Quando il magma raggiunge all'interno di queste ampolle, che sono le nostre camere magmatiche, una concentrazione critica, ecco che lì a un certo punto il magma è costretto a risalire in superficie, quello che vediamo noi esplodere sulla cima del vulcano è un magma ricchissimo di gas. Diciamo che il 70-80% di quello che noi vediamo esplodere in superficie è proprio gas, e poi c'è una restante parte di materiale, che è invece la parte densa del magma, che si traduce in bombe, lapilli e anche un po' di colate di lava. Però praticamente le eruzioni che avvengono di questi giorni, in questi tempi, nelle ultime settimane e mesi, sono praticamente eruzioni di gas, che sono eruzioni molto diverse da quelle che invece sono le cosiddette eruzioni effusive, quando cioè il magma che arriva in superficie è quasi del tutto privo della componente gassosa che si è liberata prima, e quindi arriva in superficie la parte densa. Quindi se vogliamo proiettarci idealmente in un futuro possibile, è che dopo le eruzioni sommitali così ricche di gas,
prima o poi arriverà anche la parte densa del magma con le cosiddette eruzioni effusive. Questo inevitabilmente prima o poi avverrà e ce lo dobbiamo aspettare. E a quel punto dobbiamo essere bravi a capire se questa parte effusiva verrà continuamente emessa ancora una volta dalla bocca sommitale oppure da una bocca laterale, quindi lo scenario lì sarà un po' diverso e più pericoloso. Però per adesso rimaniamo con le eruzioni sommitali e per adesso quindi godiamoci lo spettacolo, non preoccupiamoci più del necessario. Sì. E quindi in conclusione, c'è a questo punto, dobbiamo aspettarci, diciamo, in questi giorni qualche altro fenomeno parossistico? Dobbiamo aspettarci Cenere, soprattutto, che quello che poi interessa più. Sì. Sì, dobbiamo fare due cose in questi giorni: guardare un po' l'orologio, perché l'Etna è diventato quasi come una specie di orologio svizzero, ormai è rotta ogni 12-24 ore, e quello è facile. E poi dobbiamo guardare le previsioni meteorologiche che ci dicono dove andrà la nube, dove spingerà, da dove proverranno i venti predominanti, e in funzione di questi venti noi immaginiamo dove potrà cadere la cenere vulcanica spinta da questi venti. Quindi le due cose, il meteo e l'orologio. E se volete anche un occhio alle pagine web dell'INGV, non fa male, perché lì c'è anche la previsione di dispersione delle ceneri vulcaniche dove andranno a ricadere, quindi lì ci avrete anche la combinazione delle due, di questi due dati, così non fate neanche lo sforzo di cercare di capirli voi, ci sono le mappe che ve lo dicono. Bene, quindi appunto il sito dell'INGV. Quindi sì, insomma ci dobbiamo aspettare qualche altro, sì. Scopa e paletta in mano. Va bene, almeno siamo preparati. Bene, dottor Neri, io la ringrazio per essere come sempre esaustivo, insomma, per far capire anche con parole semplici quello che poi è un sistema complesso. Quindi la ringrazio per essere stato con noi, speriamo di ritrovarla le prossime settimane. Grazie soprattutto, insomma, del lavoro, chiaramente, che tutto l'INGV fa quotidianamente e costantemente, monitorando chiaramente la nostra amata Etna e comunque il nostro territorio. Grazie a Marco Neri, lo ricordiamo, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, sezione di Catania. Grazie e buona serata. Grazie a voi, arrivederci. La saluta anche Giuseppe Faro. Saluti, sì, ho visto, grazie. Grazie. Adesso stacchetto e poi andiamo a Sant'Alfio. Allora, adesso andiamo avanti e dovremmo avere già in collegamento appunto Laura Leonardi, assessore del telefono. Un altro. Pronto? 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 Dico io, perché dico io? Pronto? H24 fila per sé, corretto di due periodi, ma tu perché moro me cammino? Ma io che ho fatto di male? Stavo in pensiero, guardi signorina, stavo in pensiero. Lei persona gentile. Sì. Persona senza soldi. Perché mi state prosciugando il conto con le vostre offerte, che non sono mai offerte, ma sono imposizioni proprio contro la mia volontà. Ho capito. Oggi giornata storta. Ma io qui sarò stato un problema. Sì, ogni volta che lei vuole risolvermi un problema, me ne crea altri. Cosa vuole questa volta? Cosa vuole? Niente, anche lei, io non voglio fare pagare lei più niente, contenta? Davvero? Sì. Mi annulla tutto? Sì, ma sì? Io ho bisogno di autorizzazione sua. Sì, subito, lo dico, sì. Sì, lei ha detto sì, io contenta che abbia... Sì. Ah, aspetti, che mi sembra troppo facile. A cosa ho detto sì? Allora, molto semplice. Lei per caso, se non per caso io sto sicura, che ha un amico che si chiama Giacomo? Sì.
Bene, ricorda che l'altra volta io ho detto che io ho fidanzato Ivan che fa hacker. Quindi? Quindi Ivan ha trasferito tutti i suoi addebiti sul conto del suo amico Giacomo. Cosa avete fatto? E sì, così lei è contenta, no? Continua ad avere offerta, ma grazie, se l'ha pagato suo amico per lei, ma lui non sa, e noi non diciamo a lui, eh? Ma voi mi volete mandare in galera? Cioè, ditemelo che mi volete mandare in galera. Cioè, se questo si viene a scoprire, io sono rovinata. Ah, Come si no, fa? si viene a sapere. No, lei fida di Camilla. Per via di privacy, suo amico Giacomo non può risalire a lei, e neanche a noi. Ma se voi sentite risalire tutti i miei dati. Noi sì, vero, noi risaliamo tutte le sue date, ma suo amico Giacomo è hacker. No, gioco come una persona per bene. Quindi non ho problema. Ma come no problema? Ma è il mio migliore amico, cioè io non posso accettare una cosa simile. No, e no, lei ha già accettato, lei poco fa ha detto sì, ricorda. Ma io non avevo idea di cosa volevate fare. Ah, allora è contenta, sì? No, per niente, perché quello poverino, Ma cioè lei perché? mai è contenta, prima non vuole pagare, poi quando io trovo soluzione per non fare pagare, allora è solamente, allora vuole pagare. No, No, e allora perfetto, risolto il problema. Grazie per averci scelto. risolto Grazie, il tuo amico problema, Giacomo. signorina Ciao. Camilla, signorina. Io non ce la faccio più, non ne posso più. Bene, ritorniamo a noi e quindi andiamo, credo finalmente, a Sant'Alfio, dove appunto dobbiamo avere in collegamento, mi dicono un attimo dalla regia di aspettare perché c'è qualche problemino tecnico e appunto andiamo a Sant'Alfio come già preannunciato ad inizio puntata per parlare principalmente di un problema che affligge la comunità santalfiese in questi giorni, in queste settimane e proprio ad inizio della settimana c'è stata una protesta messa in atto dai genitori e dagli alunni delle scuole medie di Sant'Alfio. Perché? Perché a causa insomma, di una carenza, a quanto pare, di alunni, non si potrà formare la prima media. E quindi, insomma, questo chiaramente getta poi nello sconforto la popolazione di Sant'Alfio, perché significherebbe spostarsi a Giarre e chiaramente è abbastanza complicato per i genitori, insomma, soprattutto chi magari ha più di un figlio, insomma, la mattina a dover portare, accompagnare i bambini a Giarre. Intanto appunto si è collegata Laura Leonardi, la salutiamo, buonasera, grazie di essere con noi. Se può Carina. dirmi, ciao, se puoi Ciao. girare ruotare diciamo lo schermo Sì. del telefono in orizzontale. Aspetta Rita perché ho qualche problema un attimino. Sì, fai. Noi intanto, mentre tu sistemi il telefono, mandiamo appunto l'intervista della dirigente scolastica del primo istituto comprensivo Rossana Maletta, che appunto nella giornata della protesta ha espresso la sua vicinanza a Sant'Alfio. Rossana Maletta, la scelta di chiudere e di non formare più la prima media a Sant'Alfio è una scelta non condivisa neanche appunto dalla scuola. Diciamo che non è una scelta, ma è un'azione che la scuola ha subito ad opera dell'ufficio scolastico provinciale. Da dirigente scolastico mi rendo conto che ci sono politiche regionali e provinciali da mettere in campo, ma la mia voce è a sostegno della comunità di Sant'Alfio, nella quale la scuola ha sempre creduto. Per il terzo istituto comprensivo, Sant'Alfio non è un appendice, ma è una parte integrante della famiglia scolastica.
Tra l'altro la comunità di Sant'Alfio, quindi le scuole del comune di Sant'Alfio, sono all'interno della rete nazionale promossa da Indire, proprio delle piccole scuole, a supporto del fatto che Sant'Alfio è una piccola comunità nella quale l'amministrazione comunale ha sempre investito a sostegno della scuola, ritenendola al centro di tutta l'attività amministrativa, per dare ai piccolini della scuola dell'infanzia fino agli adolescenti della scuola media la possibilità di vivere all'interno di un paese anche la dimensione scolastica nel miglior modo possibile. La mia voce è a sostegno dell'amministrazione comunale e delle famiglie, perché privare la comunità di Sant'Alfio della possibilità di fruire dell'offerta formativa all'interno del loro piccolo comune è sicuramente un danno per le famiglie che hanno difficoltà a poter scendere a Giarre, per la difficoltà dei mezzi di trasporto, per la non possibilità di utilizzare appieno il mezzo di locomozione, per i miei studenti che sono cresciuti dall'infanzia nel comune di Sant'Alfio e che, ripeto, tutti restano compatti all'interno della stessa comunità. Speriamo che gli organi competenti ascoltino la voce congiunta dell'amministrazione e della scuola da parte dei genitori e della dirigente, perché sarebbe realmente un peccato privare la comunità intera di Sant'Alfio dell'opportunità di far fruire gli ambienti scolastici. A sostegno di questo anche la bellissima opportunità dell'amministrazione, che ha ricevuto un ingente finanziamento per la riqualificazione della scuola media. Chiuderla non avrebbe senso. Questo era appunto l'intervento della dirigente scolastica Rossana Maletta, che salutiamo. E Laura, abbiamo visto anche delle immagini della protesta. E, diciamo, come si è evoluta la situazione. Sì, Rita, intanto ti ringrazio per l'opportunità, ringrazio te e tutto il tuo staff per avermi dato questa opportunità questa sera. Allora, in pratica abbiamo ricevuto questa notizia da parte della preside, che a sua volta l'ha ricevuta da parte del provveditorato, di non istituzione della prima classe di scuola media e di conseguenza... diciamo che questa notizia che la preside ci ha dato ha portato giustamente un subbuglio generale tra i genitori, soprattutto tra i genitori della classe interessata dal provvedimento. Sono 9 bambini, è una classe che comunque ha un numero che non è da sottovalutare per una comunità come la nostra, c'è una bambina con disabilità, quindi diciamo che questi genitori si sono subito mossi per vedersi per difendere il proprio diritto dei propri figli a continuare a studiare nella scuola di Sant'Alfio. Quindi abbiamo organizzato un incontro con i genitori e la preside ci ha spiegato la situazione e insieme ai genitori che si sono organizzati per organizzare questa manifestazione, martedì scorso abbiamo fatto questo corteo, questa manifestazione pacifica, questa protesta contro questo provvedimento che sicuramente lede il diritto di questi bambini di continuare a studiare a Sant'Alfio, e noi non lo possiamo permettere, quindi l'amministrazione è dalla parte dei genitori, la preside è con noi, me ne voglio approfittare per ringraziare sia i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di minoranza, perché in questo caso specifico la cosa bella è che non ci sono state divisioni, tutti siamo uniti e tutti insieme stiamo cercando di risolvere questo problema. A questo proposito ti voglio dire che il sindaco è stato ricevuto martedì scorso, nella stessa giornata della manifestazione, dal dottore Emilio Grasso a Catania, che è il dirigente appunto dell'ufficio scolastico ambito territoriale di Catania, e il dottore Grasso si è dimostrato molto disponibile a rivalutare la situazione, quindi noi siamo molto ottimisti, speriamo di ottenere l'istituzione della prima classe di scuola media, e quindi la possibilità che questi bambini non debbano trasferirsi in un'altra scuola, in un altro comune, e di conseguenza
continuare, avere la certezza che questa scuola non chiuda né adesso né per i prossimi anni scolastici, perché ripeto, i bambini ci sono. Come appunto ricordava la preside nell'intervista, abbiamo ricevuto un finanziamento di oltre 1 milione di euro per riadeguare questi locali, questa struttura. L'offerta formativa è eccellente, non vedo il motivo per cui bisogna chiudere. Io sono l'assessore alla pubblica istruzione e quindi comunque sono la portavoce di tutte le mamme, loro lo sanno, io sono una rappresentante, non svolgo questo ruolo da assessore nel senso più stretto della parola, ma sono anche una mamma, ho 3 figli, di cui 2 ancora frequentano le scuole a Sant'Alfio e voglio che continuino a frequentare le scuole a Sant'Alfio. Devo dire che anche l'assessorato regionale ci ha risposto, ha risposto ai genitori e ha messo la sua buona parola per cercare di risolvere questa situazione. Non possiamo permettere che i nostri figli si trasferiscano a studiareggiare. Non abbiamo le possibilità, mancano i mezzi di trasporto, Perché manca infatti tutto. appunto, tra le motivazioni poi c'è anche quella, no? Quella del fatto che non Certo. è proprio ben collegata a Sant'Alfio Giarre, quindi sarebbe chiaramente un grave problema. Però negli Assolutamente. anni precedenti, insomma, le classi sono state anche cioè con elementi anche con meno Con meno alunni, insomma. alunni, sì. Sì, abbiamo avuto classi anche meno numerose di 9 alunni e comunque in un periodo come questo di pandemia, di Covid, meglio di così, cioè, perché andare a trasferire questi ragazzi in classi già abbastanza numerose? Cioè, dovrebbe essere anche un motivo in più per continuare a farci tenere questa scuola aperta. Intanto Giuseppe Faro, il nostro operatore che salutiamo, ci scrive: il paese di Sant'Alfio è sempre di più privato di tanti servizi. Credo invece che bisogna valorizzare un paese ricco di storia e non dimenticare l'UNESCO, appunto, di cui Sì, si riferisce al Castagno dei a 100 Cavalli, Castagno, sì, credo. che è patrimonio, che è monumento messaggero di pace, il nostro paese deve essere valorizzato, è un piccolo borgo, si parla tanto di valorizzazione dei piccoli borghi, di tutela, e poi cosa facciamo? Chiudiamo le scuole, senza le scuole si sa, un paese muore, senza i ragazzi che continuano a studiare, che continuano ad animare le nostre giornate, il paese muore. Comunque noi offriamo a questi ragazzi tutti i servizi, il Comune di Sant'Alfio, ma negli anni ha sempre offerto tutti i servizi a queste scuole. Abbiamo uno scuolabus che è di nuova generazione, e forniamo alle scuole tutto ciò che serve nei limiti di quello che possiamo fare. Quindi noi li tuteliamo questi ragazzi. All'interno delle scuole si sentono tutelati dagli insegnanti. È un microcosmo, io dico, no? Dove tutti siamo collegati, amministrazione, famiglie, scuola. È un bellissimo ambiente, sarebbe un peccato rovinarlo, ecco. Lo dimostra anche il fatto che a questo corteo pacifico, insomma, hanno preso parte appunto tutti quanti i genitori, amministrazione, come dicevi prima, consiglieri di minoranza e insieme Sì. Sì. chiaramente ai consiglieri di maggioranza. Renato Finocchiaro ti dice brava Laura. Grazie. A proposito dell'impegno, ecco, dell'amministrazione comunale, dei tanti servizi di cui parlavi, sei appunto assessore alla pubblica istruzione, ai servizi sociali, alla famiglia, di quest'anno stai facendo in modo di riportare il Grest anche a Sant'Alfio. Sì, noi l'anno scorso non abbiamo potuto organizzare il Grest perché purtroppo le condizioni del Covid, insomma, non ce lo consentivano. Quest'anno, nonostante siamo ancora comunque in stato di emergenza e quant'altro, noi vogliamo organizzare questo Grest estivo, sicuramente riveduto e corretto, sicuramente rispetteremo quelle che sono le linee guida che ci sono già pervenute.
stiamo attendendo dei fondi che ci sono stati promessi con il cosiddetto decreto legge Ristori Bis, e quindi attendiamo anche queste somme per poter procedere, ma comunque siamo già sulla buona strada per organizzare il centro estivo, attività ricreative, attività ludiche, insomma quest'anno cosa prevederanno queste attività e a chi sono rivolte nello specifico? Allora, noi le attività sono rivolte ai minori dai 6 ai 12 anni, di solito organizziamo attività appunto ricreative, laboratori, giochi, è un modo per stare, per continuare a fare stare insieme questi bambini anche dopo la scuola, per fare in modo che i genitori abbiano comunque una soluzione, perché molti genitori appunto lavorando hanno anche qualche difficoltà in estate insomma per trovare una collocazione per i loro figli, e quindi ecco, saranno delle attività molto semplici nel rispetto appunto di quelle che sono le normative, però sicuramente organizzeremo, quest'anno organizzeremo il GREST, e infatti voglio ringraziare, approfitto per ringraziare il sindaco e la mia giunta, perché mi sono accanto in questa cosa, perché essendo diciamo un anno particolare, non sarà appunto il solito GREST, dobbiamo stare attenti a tantissime cose, e so che mi saranno d'aiuto e mi sosterranno diciamo nell'organizzazione. Quindi li ringrazio. E approfittiamo anche noi per salutare anche il sindaco Giuseppe Nicotra, che stasera doveva essere con noi, ma diciamo per un insomma si stava poco bene, quindi non si è potuto collegare. C'era però ovviamente in testa appunto al corteo di protesta, appunto lo scorso martedì. Ritornando al GREST, dove si svolgerà? Allora, noi ogni anno lo abbiamo sempre organizzato nei locali del salone della scuola, abbiamo utilizzato il cortile della scuola, quest'anno adesso dovrò sentirmi con la preside, quindi sicuramente dobbiamo stabilire alcune cose, ma immagino che utilizzeremo di nuovo questi locali, e poi visto che è preferibile insomma rimanere all'aperto nonostante i locali della scuola siano abbastanza ampi, qualche uscita, qualche escursione sicuramente la organizzeremo, sempre nel pieno appunto rispetto delle norme Covid. E appunto dicevi, ritornando alla scuola, dicevi appunto un finanziamento di oltre 1 milione di euro per sistemare insomma la scuola, un paradosso quindi il fatto che poi non se ne possa, non si possa usufruire di questi locali una volta sistemati. Sì, infatti un grandissimo paradosso, uno dei tanti, il finanziamento è di circa 1.300.000 euro, quindi praticamente la scuola verrà rimessa a nuovo, e il fatto che non si possa più utilizzare sarebbe veramente una cosa assurda, quindi, ma io sono certa che le autorità, insomma gli organi competenti stiano rivalutando la situazione, perché grazie alle tantissime lettere che hanno ricevuto da parte dei genitori, perché c'è stata una grande pressione anche da parte dei genitori, quindi le nostre lettere, le lettere dei genitori, sono certa che rivaluteranno la situazione, e sono certa che abbiano già capito che insomma era una scelta non giusta per la nostra comunità, ecco. Dicevi appunto che sei anche una mamma, Laura, e da mamma e comunque da amministratore, quest'anno in pandemia, com'è stato anche appunto per i bambini, che non hanno vissuto poi la scuola in presenza? È stato un anno sicuramente difficile. Io appunto, come dicevo prima, ho 3 figli di 3 età diverse, ed è stato veramente molto complicato gestire tutti e 3 in DAD. Però una cosa, Rita, la devo dire, il terzo istituto comprensivo anche in DAD ha funzionato benissimo, la scuola di Sant'Alfio anche in DAD ha funzionato perfettamente, questi ragazzi sono stati sempre a stretto contatto con gli insegnanti, hanno studiato anche tanto
E noi genitori siamo stati dietro di loro a fare in modo che quest'anno insomma non gravasse tantissimo, però è stato un anno sicuramente difficile, quindi anche per questo è giusto dare una parvenza di normalità a questi ragazzi e ricominciare con le attività, nello specifico nel mio caso appunto con il GREST. È giusto ricominciare una lenta normalità e piano piano ritornare a vivere, ecco. Tu sei appunto assessore ai servizi sociali, alla famiglia, alle pari opportunità, rapporti con le associazioni. Dal punto di vista associativo, ecco, Sant'Alfio, che tipo di realtà, vede? Ma Sant'Alfio ha associazioni sportive, Sant'Alfio ha associazioni culturali, noi collaboriamo molto per esempio, so di non fare torto se nomino insomma l'associazione Famiglie Insieme, che è una di quelle famiglie, di quelle associazioni che funziona meglio a Sant'Alfio, è un'associazione molto attiva. Purtroppo il Covid ha dato una brutta batosta anche a questo aspetto, perché con questa associazione organizzavamo tantissime attività, loro stessi erano impegnati ogni lunedì con i ragazzini ad organizzare attività ricreative, di riciclo creativo. Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto praticamente sospendere tutte queste attività e mi auguro che da settembre in poi anche questo possa ripartire. Abbiamo avuto prima il dottor Marco Neri e Sant'Alfio è uno di quei paesi che è maggiormente colpito sempre dal fenomeno della caduta della cenere vulcanica. E, che tipo di interventi, ecco, avete messo in campo? Ma noi avevamo già provveduto ad una prima pulizia del paese, del cimitero, insomma di tutti quegli spazi pubblici. Purtroppo però, come ben sappiamo, sabato scorso, insomma, un'altra ricaduta di cenere vulcanica ha di nuovo, diciamo, tempestato le nostre strade e quindi dobbiamo ricominciare. Ecco, questa è la verità, dobbiamo ricominciare. Purtroppo non avevamo ancora potuto rimuovere i cumuli di sabbia dai centri di stoccaggio provvisorio in cui li avevamo posizionati perché comunque attendavamo anche l'ok dagli organi preposti. Il sindaco aveva già emanato ordinanza di sgombero di queste aree e se tutto va bene la settimana prossima si dovrebbe procedere alla ripulizia del paese e anche allo sgombero di queste aree. Lo speriamo tutti, perché è chiaro che a tutti fa piacere vedere il proprio paese pulito, però certo non dipende dalla volontà dell'amministrazione la situazione in cui in questo momento siamo, così come Sant'Alfio, molti altri comuni sicuramente. E vediamo, intanto sono arrivati dei commenti, sempre Giuseppe Faro, inviterei i genitori dei paesi vicini a iscrivere i propri figli nella scuola di Sant'Alfio, sicuramente avranno un bel luogo dove studiare, in un luogo davvero bello e tranquillo. Aggiungo, con una bella squadra capitanata dalla dirigente Rossana Maretta. Sì, Sono Giuseppe ha fatto un bell'invito, campagna d'acquisti. quindi sì, scrivete i vostri bambini a Sant'Alfio, perché no? È un ambiente sereno, si sta bene, e quindi grazie Giuseppe per lo spunto. E in chiusura, Laura, ti chiedo come state programmando la stagione estiva. Chiaramente tante iniziative non possono, insomma, non possono No. vedere, non possono essere organizzate, però insomma si sta facendo qualcosa anche appunto in vista dell'estate. Allora, Rita, in effetti moltissime attività quest'anno purtroppo non potranno essere organizzate, sia appunto perché ancora siamo in piena comunque emergenza Covid, sia per questioni economiche. L'anno è stato molto difficile, quindi purtroppo a giugno, come tutti sappiamo, a fine giugno, i primi di luglio, ogni anno Sant'Alfio organizza la Sagra delle Ciliegie, l'infiorata, ma quest'anno purtroppo non ci sarà. In estate proveremo a organizzare qualcosa compatibilmente con quelle che sono le risorse che il bilancio comunale ci offre. Non abbiamo ancora un programma perché appunto si vive un po' ultimamente un po' alla giornata, però speriamo di poter organizzare qualcosa.
Bene, quindi insomma buone prospettive, a questo punto abbiamo detto, ci lasciamo insomma così, buone prospettive per la prima media, insomma c'è speranza quantomeno che si possa formare. E niente, insomma ci rivediamo e sicuramente magari mi dirai, mi saprai dire intanto come finirà questa storia e poi se chiaramente ci saranno poi, se il paese si mette in moto e se ci saranno nuove iniziative chiaramente a Sant'Alfio. Sì, sicuramente Rita ti terrò aggiornata. Io vi ringrazio soprattutto per essere stati presenti il giorno della manifestazione, che comunque ci tengo a precisare, è stata organizzata dai genitori, hanno organizzato tutto loro e hanno voluto giustamente la nostra presenza. Io in doppia veste, di assessore sì, ma anche di mamma. Quindi grazie a loro soprattutto. Sì, infatti hanno partecipato proprio tutti e ovviamente tutti voi come amministrazione comunale avete... Sì, a sostegno di questa causa, di questa nobile causa. Grazie. E anche i bambini sono stati gli alunni, ecco, sono stati poi protagonisti, abbiamo visto bellissimi striscioni, insomma un corteo composto e questo è anche poi diciamo educativo, no? Perché... segno che poi anche le proteste devono essere fatte in un certo modo e quindi in maniera pacifica, senza assolutamente distruggere niente, ma anzi costruendo. E quindi questo è anche un buon insegnamento. Hanno protestato pacificamente per i loro diritti. Io ho detto a mia figlia, la tua prima manifestazione, insomma, 8 anni è un bel traguardo, quindi speriamo che sia da insegnamento per loro, per lottare per i loro diritti, sempre con modi, con educazione, come abbiamo fatto martedì durante la manifestazione. Esattamente. Grazie a Laura Leonardi, assessore alla pubblica istruzione, ai servizi sociali, alla famiglia, alle pari opportunità. Mi dimentico qualche comunque grazie anche appunto per aver partecipato in rappresentanza poi di tutta l'amministrazione comunale di Sant'Alfio. Assolutamente sì. In bocca al lupo. Buona serata. Buona serata. Adesso stacchetto e poi andiamo avanti con il nostro angolo dedicato alla psicologia. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E allora anche questa settimana torna la nostra dottoressa Eva. Ma come sapete, cosa dobbiamo appunto, fare ancora qua? No? Perché io qui non la reggo proprio, quante puntate ancora. Dottoressa Eva, dottoressa, guardi che la sto ascoltando. Ma che fa lei? Scusi, ma che fa lei? Mi origlia, lei mi spia. No, semplicemente siamo in onda, cioè non solo faccio tanto di presentazione così in pompa magna. In onda, non lo so veramente lei che cosa vuole, lei proprio vuole deturpare la mia immagine, lei veramente mette in onda così a membro di cane, mette in ombra, io non lo so veramente, cioè, lei vuole veramente deturpare la mia immagine, lo dica. Dottoressa, siamo in diretta, va, questo lo sa. Ho capito, abbiamo tre ore. Se proprio lei mi vuole distruggere l'immagine, va bene. Ledere. Lei vuole ledere, allora lo ammette, la vede? Le dicevo il termine corretto. Cioè, l'ho detto lei, ha questo vizio con me, dire le cose e poi se le rimando di nuovo indietro, io non riesco a capire, comunque va bene. Io non so più come devo fare con lei, cioè io, veramente. Allora, mi scusi la domanda indiscreta, sì. Ma lei è sposata? Allora, cara Rita, a parte il fatto che lei potrebbe anche farsi una bella cofanata di fatti suoi, però a prescindere da questo, sì, io sono stata sposata ben 3 volte, va bene? Ah, 3 volte! Allora lei deve credere molto nel matrimonio.
No, io credo nella matematica più che altro. C'entra la matematica. Cioè ci credevo nella matematica, no, la matematica c'è, cioè sempre entrata a me o così mi dicevano alla scuola, la matematica ti insegnerà tante cose, ma non mi ha insegnato proprio niente. Allora, diciamo che c'entra perché mi sono basata sul calcolo delle probabilità. Però questo metodo non funziona, glielo dovete dire a quelli della Kinder. Glielo dovete dire. Che c'entra la Kinder? Oh santo, oh cielo, tutti i santi che sono in paradiso. Allora, c'entra la Kinder, perché se lei si ricorda, la Kinder faceva, non so se la fa ancora, la pubblicità degli ovetti, quelle con la sorpresa, dove diceva uno su tre sarà uno di noi. Ha sbagliato tutte, quelle pubblicità ingannevole, perché io tre ne ho provate e nessuno dei tre è stato quello buono, ecco. Semplicemente. Ma lei basa un matrimonio sul rapporto matematico? No, no. Sfatiamo questa cosa, io lo baso sul rapporto sessuale. Però devi sapere che se i miei tre ex mariti non ne mangiavano neanche a brodo proprio, zero, zero. Dottoressa, e poi dicono che sono gli uomini che pensano soltanto una cosa. È così, perché gli uomini di pensare ci pensano. È all'atto pratico che si perdono. Quello, l'uomo, come diventa marito, allunga la mano solo per prendere il telecomando. Questa è la verità. Sì, ma cioè, un matrimonio non è che può essere soltanto un fatto di sesso. No, assolutamente, no, no, è fatto anche di problemi, tanti problemi, tantissimi. Di condivisioni, cioè il fatto che lei abbia avuto cioè, esperienze negative, cioè non è che significa che il matrimonio poi debba essere un disastro per tutti, cioè ci sono un sacco di coppie felici. Su Facebook, quelli come spengono il telefonino, come spengono il computer, si sputano in faccia questi qua. Esagerata, ecco, però così scoraggia i giovani, le giovani coppie che vogliono sposarsi. No, no, io voglio scoraggiare solo le donne, non sposatevi donne, è arrivato la routine, non sposatevi. Ma che dice, ma proprio per la donna è il giorno più bello, il giorno più bello della propria vita. Questo è vero, quello è il giorno più bello. E quelli a seguire che sono una chiavica poi, fidati, tre ne ho fatti, tre alle spalle. Cioè, forse un po' troppi. Dottoressa, però lei ogni puntata mi utilizza questo linguaggio che non è consono a una professionista. Ha ragione, me ne scuso con tutti i telespettatori, tutti quelli che seguono la trasmissione, me ne scuso. Allora, diciamo, riassumendo, che sì. Io feci questo sbaglio con il primo matrimonio, lo feci col secondo, lo feci col terzo, in pratica ho avuto tre matrimoni di feci, va bene? Va meglio così? Che dire? Non è diciamo sempre... niente, che abbiamo già detto tutto. Sì. È sempre una sorpresa lei, no? L'ho detto. Assolutamente, assolutamente. Uno di tre sarà uno dell'altro, va bene. Io la ringrazio, noi ci vediamo la prossima settimana praticamente. È contenta. Non vedo l'ora, ma quando finisci questa trasmissione? Giusto per capire ancora quanto lei deve leggere, visto che l'ha sottolineato la mia madre. Glielo faccio sapere, a breve glielo faccio sapere, così sa quando può poi andare a occuparsi solo dello studio privato, che come sappiamo. Esatto. Perfetto, molto bene, tanti saluti, abbracci. In chiusura le voglio dire, avrà tanto lavoro adesso, perché l'altro giorno sentivo che dicevano che dopo questo periodo di chiusura sono tutti depressi, c'è questa sorta di depressione un po' da come se si fosse stati in guerra, quindi... Ma perché io mi sembro tranquilla, guardi lo sguardo, io mi sembro tranquilla? No, non mi sembra, io prima devo andare dalla psicologa, io, e poi vengono gli altri da me, questa è la verità. Benissimo. Comunque, se lei vuole venire, quelle 250 euro l'ora glielo faccio senza fattura in nero, perché capisci che se non certo, in nero. Va bene? Va bene. A tutti i pass che sono esauriti, vi aspetto nel mio studio privato, contattatemi. Benissimo, si è fatta anche pubblicità. Dopodiché, buon fine settimana e alla prossima. Grazie alla dottoressa Eva. Mi raccomando, scopi tanto, che tanto ce n'è data a voi, ce n'è. No, no, scopi nel senso che a Cenere siamo messi proprio a bene. Cenere, il dottor Neri. A voglia. Ma, meno male che tengo i capelli rossi, tocco i capelli perché ferro non ne tengo. Va bene, incrociamo le dita e speriamo bene per questo fine settimana. Salve a tutti. Speriamo bene.
Grazie alla dottoressa Eva, grazie. Non vuole che attaccare, che ONU, non vuole dire solo registro che me ne devo andare. Vada, vada, buona cena. Arrivederci. Arrivederci. Grazie alla nostra Giovanna Criscuolo che come sempre ci regala appunto questi sorrisi ogni settimana. E adesso cambiamo argomento, parliamo di musica, l'avevamo annunciato prima, anzi prima vi parlo di un'iniziativa del Comitato Spontaneo Ripuliamo la Spiaggia di Fiume Freddo di Sicilia in collaborazione con l'amministrazione di Fiume Freddo, il comune di Fiume Freddo di Sicilia, l'iniziativa Puliamo la Spiaggia che si terrà domani 29 maggio, start alle ore 8 e appunto tutti quanti i cittadini sono invitati a partecipare e quindi a Marina di Cottone appuntamento per ripulire la nostra spiaggia, appunto tutti quanti i cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare e ad ogni volontario verrà dato il materiale necessario per la raccolta e per la pulizia appunto della spiaggia. L'attività si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid. E adesso appunto come vi dicevo, come vi avevamo già preannunciato, oggi è uscito il terzo volume del progetto Soft Drink di Ture Mosto, il nostro cantautore ripostese, e oggi l'abbiamo intervistato e ci ha parlato un po' di tutto il progetto, in particolare di questa seconda uscita di Gazzusa, volume che contiene tre tracce, ma sentiamo tutto nell'intervista. Adesso andiamo a collegarci con un nostro ospite, ormai possiamo dire fisso, in occasione dell'uscita del secondo dei tre volumi dei Soft Drink abbiamo in videocollegamento Ture Most. Buonasera Ture. Ciao. Ciao, grazie anche questa sera per aver accolto il nostro invito. Noi ovviamente non potevamo mancare a questo appuntamento perché a mezzanotte è uscito Gazzusa. C'è. Sì. E quindi, insomma, 28 maggio, uscita del secondo volume. Che sapore ha questo secondo volume? Il sapore sicuramente è qualcosa di più che sta ecco, un po' di schiuma di mare, no? Cioè, nel senso, se con Pop Cola abbiamo avuto qualcosa di molto frizzante, di molto elettronico, di molto internazionale anche come tipologia di sound più che altro, no? Anche se comunque non ho rinunciato neanche in Pop Cola a quelle che sono le scelte linguistiche, qui abbiamo un gusto un attimino più conscious, no? Come si suol dire, c'è molta introspezione, c'è una magari diciamo un modo di sicuramente meno elettronico di approcciarsi alla musica, più se vogliamo vicino a quello che è quel tipo di musica leggera, però non disimpegnata, ecco, perlomeno io mi sono impegnato, poi sta a voi decidere. Però in linea di massima sì. Diciamo che possiamo vedere qualcosa che è più vicino per come gusto, come consistenza a una giornata di mare, non, magari non la giornata perfetta, dove però poi alla fine spunta quel raggio di sole che ti dà quella speranza, ecco. E che colore ha? Il colore, allora diciamo che ha due colori, mettiamola così, così perché proprio anzi hai proprio azzeccato quello che è un punto che mi piace sottolineare di quelle che sono ogni volta le scelte grafiche, visto che comunque lavoriamo in team anche con Valentina, che se magari la prima aveva quel rosso un po' più che tendente un po' al magenta, un po' più shocking, nello stesso tempo però conservava
quel marrone frizzante, diciamo, da party, ecco. Qui abbiamo la scelta dell'etichetta e del colore del gusto, ovviamente non è casuale, perché l'etichetta, diciamo, prende più che altro quei colori molto vicini, appunto, come dicevo, a quello che può essere il mare, il cielo, dei colori sicuramente che non sono proprio il ritratto della felicità, ma ci può stare, ecco. Neanche, ecco, lungi da me fare le canzoni per farle tristi, ecco, però sono stati d'animo, no? E quindi abbiamo voluto fare questi, abbiamo voluto dividere il progetto Soft Drink in tre parti, proprio perché magari ogni bibita, ogni bevanda è adatta ognuna ad un momento ben preciso. Questo colore azzurrino, tendendo un po' al malinconico, sicuramente per certi versi, per quello che riguarda la copertina. La consistenza interna è trasparente, perché penso che qui mi sono messo come la gazzosa, appunto, e mi sono messo molto a nudo, sono stato molto, molto trasparente nei miei sentimenti ancora una volta, però qui in maniera un po', ripeto, in più introspettiva, più tendente a qualcosa di conscio, ecco. E stiamo vedendo appunto anche la copertina, che effettivamente ha un po' dell'etichetta, no? Di una bibita magari, e sì, nello stesso tempo questo azzurro di sottofondo è anche un azzurro un po' stropicciato, quindi è trasparente, però appunto richiama poi quelle che sono le pieghe dell'acqua, e ovviamente l'acqua e il mare appunto e l'acqua hanno un ruolo fondamentale di primo piano in questa tripletta. Sì, allora diciamo che le pieghe più che altro richiamano quelle che sono la plastica, no? Di quando tu imballi una bibita, quando le troviamo, no, noi non le imballiamo, no? A meno che uno dice fa questo lavoro, dici imballo bibita. Però per noi che andiamo a comprare la bibita la troviamo bella imballata. No, questo diciamo che più che altro il senso delle pieghe lo vedo più vicino al fatto che comunque in qualche modo al momento in cui pubblichiamo qualcosa di nostro lo stiamo un po' confezionando, vuoi o non vuoi, però nel mio caso sempre senza scendere a nessun compromesso. Ho preso il mio stato d'animo, un po' marittimo, sicuramente molto, molto, molto marino oggi, in questa uscita, l'ho confezionato così per come si trova e l'ho deliberato ai miei ascoltatori. Come sempre, grande attesa per il lancio, per l'uscita appunto del volume. Prima del lancio hai fatto appunto un prequel che andiamo a vedere. Certo. Da quando sono stato con te, la dolce sai non me la faccio più. Un passo avanti dal mio volo, ma non guardo giù. Trasformo l'odio nello odio del migliore sogno. Il purgatorio tutto è un io non ho mai portato un Beverly. Questo appunto il prequel, troviamo luoghi che conosciamo. E in questo caso appunto quest'acqua passata è il continuo di acqua salata. Sì, allora la traccia che, allora, diversamente da quello che ho fatto nella prima uscita, cioè quella di Pop Cola, questa volta ho preferito evitare, diciamo, ecco, di essere ridondante e fare il raccontino che nascondeva i titoli delle canzoni, ma parlare più con delle immagini, perché comunque abbiamo la giovinezza in questo video, abbiamo la mareggiata e abbiamo acqua passata. Acqua passata è la traccia che ho voluto appunto utilizzare per quanto riguarda questo teaser, no? questo mini spoiler. Per quanto riguarda la scelta del brano, è dovuta sicuramente per omaggiare quelli che sono i miei ascoltatori che ci sono da sempre, per omaggiare chi c'è sempre stato, prima di tutto. Quindi diciamo che questa traccia è un po' la chicca dell'album, perché comunque non è la traccia da cui mi aspetto più ascolti di tutti.
però è da quando è che abbiamo fatto Acqua Salata, che forse è la canzone più magica, se non altro per come è nata, perché è proprio una delle tracce che proprio sono nate, una di quelle poche tracce che sono nate a stretto contatto, a braccetto, proprio io e mio fratello, facciamo una base, lui la fa, lui, io gli descrivo la sensazione, lui compone, poi io con questa base registrata nel telefono vado negli scogli e la scrivo, questa cosa chiudendola, diciamo, in maniera un po' triste, come si chiudeva la prima Acqua Salata, perché tende a un pochettino ad incupirsi, ad essere un po' più amara, noi abbiamo ulteriormente inacidito questa prospettiva, perché avevamo in mente di fare, appunto, come dicevamo, una versione un po' sad, no? di acqua salata, una versione un po' meno ottimista. Ci tengo a precisare, per chi non mi conosce, ovviamente sembra un pochino che sto facendo il Mariotti della situazione, ovviamente questa è un'uscita che è un pochino più così, un po' più tendente a questa introspezione, a questa malinconia. Amo fare musica che sorride alla vita, se posso, quando posso, però certe volte, diciamo, ecco, Inside Out è un grandissimo film della Pixar, Disney Pixar, ci insegna che un po' di broncio ogni tanto ci sta, cioè è naturale, perché ci fa apprezzare poi la bellezza, e soprattutto i momenti più gialli, ecco, arriveranno, ecco, quindi non preoccupate. Però sì, avevamo questa volontà, perché comunque è anche un ottimo modo quello di andare a suggellare e andare a cristallizzare un'emozione non sempre positivissima, e andarla a dare un volto anche a quelle che sono i timori, le paure, il grigiore mentale che possiamo avere, e quindi la scelta è stata questa qua, di proseguire su una versione un pochettino più, tra virgolette, ammaccata di Acqua Salata, che però ne esce tutt'altro che ammaccata, secondo me, perché comunque tutti quelli che l'hanno ascoltata, sia i miei fedelissimi all'inizio, che comunque sono sempre molto schietti con me, sia la parte di pubblico che finora in queste prime 15 ore di vita del brano hanno adorato l'idea, e sono contento che soprattutto i fan che ci sono dall'inizio hanno colto tutti queste sfumature di cui parlavi. E infatti io, diciamo, ho isolato poi alcune frasi nel testo del brano, certo, che poi forse un po' racchiudono, hanno un po' tutte un filo conduttore, no? Trasformo l'odio nello iodio del mio ionio, mi piace, certo, molto. Io sento il mare dentro questo gin, aspè, com'era Omoko dice Pin? Perché c'è questo contrasto, no? Tra l'introspezione e poi un po' il ritorno alla realtà, al momento. E poi è triste quando i sogni sono meno dei vestiti. Questo appunto è quel tono, quella tinta un po' più scura, un po' più cupa che dicevi. Cosa? Parte mareggiata ogni tanto, se non mi sbaglio, cioè non lo so, io la sento mareggiata e mi passo davanti. Sono tutte queste frasi che hai detto, sicuramente alcune fanno riferimento ad Acqua Salata, perché comunque c'è quel forte richiamo, ho voluto scegliere quella del codice PIN, perché comunque è una frase che è stata topica di quel periodo. Mentre per quanto riguarda il discorso di è triste quando i sogni sono meno dei vestiti, sì, perché mai come ora dei vestiti non ce ne facciamo quasi nulla, o meglio del periodo che è appena passato, io perlomeno ho un armadio pieno di vestiti che non ho potuto mettere quest'inverno, e ci tengo molto all'apparire in qualche modo, voglio fare la mia figura ogni volta, no, giubbotti di pelle invernali bellissimi, cari Star, li userò l'anno prossimo, pazienza. E questo mi ha fatto riflettere, e comunque veramente col tempo poi magari uno accucchia più queste più velleità direttamente concrete e materiali, che non quella che è quella voglia di sognare, di andarsi a fare un falò, cioè, anzi meno male ora stiamo iniziando a respirare un po', però ecco, è nata un po' così, ma non vuole essere un riferimento alla pandemia ovviamente, però è nata un po' anche pensando a queste cose qua, che in momenti di grande malinconia, sì. Andiamo a vedere poi il lancio vero e proprio di Gazzusa. Sì. Roberto! I
tatuaggi sulla schiena sono quelli che amo di più, forse perché non li vedo mai. È come quando saluti e metti che l'ultima volta, l'ultima cosa che lasci quando te ne vai. C'è il Che Guevara nella stanza, mi ricordo che anch'io sono stato giovane, giovane senza Dio. E la chitarra messa all'angolo, mi ricorda zitta che c'è un altro giovane che adesso siede proprio lì, insieme a quel Dio. C'è tuo te penso casa tu mi scio. E io, io, che noio manco detto addio, nemmeno addio. Per ogni volta che ho guardato il sole sorgere, quasi come a rispondere alle mie domande scomode. Per ogni sogno che si è trasformato in polvere, ma finché sarò giovane ho la forza di raccogliere. E tu con l'aria giovane che guardi fuori e fumi, sei bellissima, ma è meglio se la butti, lo dico per te. Ti voglio giovane, mi sento un po' egoista, perché ti voglio giovane, giovane ancora insieme a me. E questo era Giovane, e qui non sei solo. Qui non sono solo, perché oltre alla preziosa e sempiterna collaborazione con mio fratello, c'è stata una collaborazione che svela un po' il secondo ospite del progetto Soft Drink. Infatti, come ho detto sempre, ogni Soft Drink avrà il suo ospite speciale. Il primo fu Tenshi e il secondo è Entropia. Entropia è un ragazzo fortissimo, una giovane promessa, ma che più che una promessa è già una certezza attuale, ma che ancora può avere dei margini di crescita, secondo me, molto grandi, perché è veramente bravo, è una delle persone che, oltre ad averlo apprezzato, averlo conosciuto come persona e come amico, è anche una grande penna per quello che riguarda gli incastri. Non tanto perché comunque c'è la penna, non dobbiamo pensare che deve essere sempre per forza uno Battisti, ok? Però ha quel modo di trasmetterti qualcosa, anche delle belle immagini, delle belle situazioni, ha una tecnica notevole per quello che concerne il rap e ha dato una bella scossa a quella che comunque di fatto si appresta ad essere la canzone più hittabile, diciamo, ecco. E quindi con lui poi c'è anche un bel rapporto, perché questo feat l'abbiamo concordato in via Etnea, ci siamo incontrati così per caso tempo fa. È stato bello, perché c'è stata proprio voglia da parte di tutte e due, ma lui l'ho conosciuto ad un contest, un festival per giovani, dove io ero in giuria e lui, comunque c'erano due premi, lui si aggiudicò uno dei due premi, quindi io comunque lì avevo capito che avrei dovuto fare qualcosa con lui. Quindi c'è molta freschezza in questo brano, no? Si sente, sì, sì. Si avverte molta freschezza, anche qui poi la commistione fra lingua siciliana e lingua italiana. Sì, certo, questo perché comunque la base, a partire dal beat, è molto fresco, è uno dei progetti più forti a cui mio fratello tiene di più, Roberto, per cui tra l'altro abbiamo inaugurato con questo pezzo la tag di mio fratello, che infatti il pezzo all'inizio dice Roberto, no? Quella è la tag, sì. Che per i non addetti ai lavori è un po' il marchio di fabbrica, il bollino del producer. Molti hanno il proprio la propria tag, e Roberto ha inaugurato la tag con questo pezzo, che è il Roberto di Sofia Loren quando premia Benigni alle Oscar. E quindi sì. No, poi c'è una freschezza, poi un po' di orientale, anche c'è un po' di quel sound. Mi piace tanto, infatti abbiamo riproposto questa cosa qui anche nella copertina con la famosa onda, abbiamo voluto fare una freschezza diversa, ecco. E anche qui io individuo delle frasi, fra le frasi che mi colpiscono di più sono: i tatuaggi sulla schiena sono quelli che amo di più, forse perché non li vedo mai. Per ogni sogno che si è trasformato in polvere, ma finché sarò giovane ho la forza di raccogliere. E poi ti rendi conto di essere adulto quando hai davvero qualcosa da perdere. C'è qui, Turo, un po' di disincanto, forse un po' di delusione, una generazione un po' delusa, che però tuttavia tu metti sempre poi la speranza, comunque nel futuro, comunque c'è questa apertura sempre verso il futuro, però c'è un po' di disincanto.
Sì, ma c'è una cosa importante. Questo pezzo è fatto da, prima di tutto è scritto da un 31enne che solo diciamo oggi viene definito, diciamo, comunque una persona giovane, no? Mi spiego meglio. Una volta i 31enni non avevano questa tipologia di come dire, oggi, a meno che non mettiamo su famiglia, ma neanche tanto, ecco, c'è sempre, sembra che i nostri i corrispondenti, diciamo, i 31enni di 40 anni fa, anche di 20 anni fa, erano tutt'altra cosa, no? Quindi, diciamo, certo, sembra un pochettino, non lo dico, diciamo, come qualcosa che sia un bene o un male, è semplicemente sono i nostri tempi, quindi, ecco, magari non ci vedo. Chiaramente non posso, mi sento giovane, mi sento abbastanza caruso ancora, per dire la nostra, però è anche vero che da un lato ce l'hai sempre quel pizzico di maturità in più crescente che ti fa riflettere, che dici sì, giovane, però fino a che punto siamo giovani? Io penso a mio papà, alla mia età, aveva me, per esempio, quindi, che, ripeto, non vuole essere un confronto generazionale fino a se stesso, ma vuole essere, anzi, appunto, un modo di varcare un pochettino quelle che come è cambiata la prospettiva da quello che era considerato una volta avere 30 anni e quello che è considerato averli adesso. Poi l'altra frase che hai citato è di Luca, di Entropia. Ti rendi conto di essere tutto quando hai davvero qualcosa da perdere? E da quale tatuaggi sulla schiena l'ho pensata proprio mentre stavo andando a farmi un tatuaggio. L'altro io ci ho tatuato qui l'onda, non so se si vede. Vediamo, si vede. Sì, sì, la vediamo. Quindi proprio è bello perché lo vedo, ma anzi, ora che l'ho visto in camera mi priai tutto. E quindi sì. Infatti, cioè, insomma, appunto, il non vederlo sempre sicuramente, no? Sì. Adesso andiamo a sentire l'ultimo, diciamo, brano di questa di questi tre brani, che è particolarmente significativo, infatti lo ascoltiamo tutto. Ti aspetterò alle porte della notte. Ti aspetterò disteso sul divano. Da fora sta chiuendo, umane fotte. Ma quando tornerai non fare piano. Ah, ah. E parega, e parega, non c'è stato mai. E pare che tu non c'è stato mai. Mi chiamano dall'assicurazione. Mi chiamano Francesco col tuo nome. Li perderà la classe di papà, ma io ne avessi avuto la metà. E parega, e parega, tu non c'è stato mai. E parega, tu non c'è stato mai. Ti aspetterò la notte di Natale. Ti aspetterò sul letto di ospedale. Non sembro un uomo, manco da lontano. Ma guai se poi mi lascerai la mano. Ah, ah. E parega, e
pare caro, non c'è stato mai. Ti pare caro, non c'è stato mai. Questo appunto era Mareggiata. Mareggiata, ritmo più lento, sembra un po' assecondare, insomma, il ritmo un po' delle onde, no? Ed è ti ho detto che è una canzone d'amore un po' intrecciolata, sicuramente. Sì, allora questo pezzo è nato un anno fa. Ne vado particolarmente orgoglioso perché è il secondo pezzo la cui musica è composta interamente da me. Dopo Tabù ho fatto questa. L'ho scritta e composta io e quindi sono veramente contento. Poi l'ho data in pasto a mio fratello, che ha creato questa bellissima atmosfera con l'aiuto dei miei musicisti, oltre che grandi amici, che sono Valerio Brunetto, che suona la chitarra in chiusura, la chitarra elettrica, fa quel bel assolo, e poi c'è Angelo Musumeci, che ha suonato il basso in questo brano. Entrambe le cose hanno dato un bellissimo tocco e sono sempre orgoglioso, proprio ripeto, di averli prima di tutto come amici e nello stesso tempo come musicisti di questo progetto. Questa canzone racconta, diciamo che è una canzone d'amore in senso lato, perché comunque io l'ho scritta pensando a una mareggiata, alla preoccupazione che ci può essere che ci poteva essere una volta quando le mogli avevano i mariti fuori, i padri avevano i figli fuori. Con le barche a pescare, c'era magari la mareggiata, no? Io mi sono immedesimato in questo tratto, è stata una delle ultime sere di lockdown, quindi guardavo il mare, ero lì aspettando niente, nessuno, cioè alla fine stavo soltanto pensando un po' a scrivere qualcosa, a comporre, però c'è neanche come stavo suonando, in realtà stavo proprio suonando il piano perché lo stavo scoprendo e mi escono questi accordi. E dopodiché ho iniziato a entrare in questo mood, in questa atmosfera in cui immaginavo un figlio, che comunque non ho figli io ad oggi. E nello stesso tempo l'ho iniziato a immaginare come se fosse, perché poi dice mi chiamano dall'assicurazione, mi chiamano Francesco col tuo nome, no? L'ho iniziato a immaginare come un continuum, di come se fosse un eventuale figlio, come se fosse il ritorno di mio papà, nel mio caso, che l'ho perso anni fa, e quindi diciamo c'è questa vita che ritorna in qualche modo sotto altre forme, no? Ho voluto pensare a questo, un po' questo, come l'acqua che si rinnova, le onde che si... ce n'è sempre una nuova pronta a sostituire quella che sta morendo, ecco. Anche qui ho isolato dei versi, ma quando tornerai non fare piano. Perché voglio essere svegliato. Infatti, pari che tu non c'è stato mai. Non sembro un uomo, manco da lontano, ma guai se poi mi lascerai la mano. E questo, il ritornello, diciamo, è affidato al siciliano. Ancora una volta il siciliano si conferma un po' la lingua anche del sentimento. Sì, il cuore parla sempre in siciliano. Perché come dico sempre, io scrivo come penso, no? E se in quel momento sto pensando in siciliano, sicuramente... succede così. Noi ti sentiamo. Ok, come dicevo, quando io penso in siciliano e devo scrivere di botto in quel modo, poi pare che non c'è stato mai, è quello che noi diciamo quando pensiamo a un nonno, un genitore, un parente che non c'è
da tanto di quel tempo che ti chiedi, ma è esistito? E quindi diventa così alla lunga. All'inizio magari tu pensi, là ci sono le scarpe, c'è là il giubbotto di papà, per dire, no? Poi dopo anni e anni tu dici, dacci sugli scappi, ma c'è stato. È un po' anche la paura di dimenticare il ricordo in qualche modo. Sì, allora diciamo che è una paura che c'è, non c'è, nel senso sono sicuro di quel poco che ho di tenermelo, cioè comunque sempre 19 anni me lo sono riuscito a godere mio papà, però è normale che l'approccio che si ha ora alla vita in generale è diverso e quindi magari sarebbe stato diverso pure ora. Però è stato bello omaggiarlo così in maniera diversa rispetto a quando è stato per sempre Icaro, che comunque questa anzi è proprio espera. Cioè, se da un lato in questa uscita di questa tripletta si vede un apparente nuvolone, io ci vedo ancora di più proprio lo spicchio di sole che esce. Sì, un piccolo raggio che si dà un po' di speranza, no? Sai, è giusto per dire appunto, su Simone Idoletto magari oggi. Pure. E il prossimo soft drink che colore avrà? Almeno dicene uno. Un colore? Ma un colore. Sicuramente sarà più come colore, non vi aspettate cose estive alla Enrique Iglesias perché non le so fare purtroppo, però sarà sicuramente più estivo, diciamo, sotto tanti aspetti. Quindi un giallo, insomma. Tu lo stai dicendo. Però può essere più giallo, può essere più comunque più solare, mettiamola così, più caldo. Bene, noi ti ringraziamo. In chiusura vuoi anche ricordare appunto tutti coloro i quali fanno parte del tuo staff e che sempre insomma collaborano all'uscita appunto dei tuoi lavori. Sì, saluto sempre Valentina Redi, che oltre ad essere la mia ragazza cura tutta la parte grafica e dei visual, Roberto, mio fratello, R-Most, che si occupa delle produzioni musicali, i musicisti Valerio Brunetto, che ha suonato la chitarra e che lo troveremo anche nella prossima uscita, Angelo Musumeci ha suonato il basso in Mareggiata e lo troveremo anche a lui nella prossima uscita. Insieme al terzo ospite misterioso, poi saluto Ricky Marano che si occupa sempre della parte della tecnica dell'audio, quindi mix e master. Grazie, noi ringraziamo te Ture e a questo punto al terzo ed ultimo volume ci rivediamo naturalmente. Vai. Grazie e buon fine settimana. Un saluto a tutti. E questa era appunto l'intervista al nostro cantautore ripostese Ture Most che ci ha raccontato appunto questi tre pezzi, questi tre titoli di Gazzusa. Adesso andiamo invece a parlare di un'associazione che valorizza quelli che sono le bellezze paesaggistiche, architettoniche del nostro territorio, il nostro patrimonio etnoantropologico e che è anche un'associazione del tutto volontaria, l'associazione Maretna. Abbiamo in video collegamento Alessandro Cavallaro di Maretna. Buonasera, mi sentite? Sì, mi sentiamo. Buonasera a tutti. Sono insieme a Francesco e Lanzafame. Buonasera. Buonasera. Sì, siamo tra gli attivi dell'associazione, siamo molti di più. In questo momento rivestiamo la carica di presidente e vicepresidente, ma diciamo ha poca importanza. Da questo punto quanti di vista. Sono i componenti dell'associazione? Allora, l'associazione è costituita da pochissimo, e da un punto di vista diciamo proprio formale effettivamente però le attività che svolgiamo le abbiamo attivate già da diversi anni. Quindi anche di cosa vi occupate appunto? Diciamo
nasce questa associazione con l'idea di attivare le percorrenze, i sentieri che dalla fascia costiera arrivano fino al parco dell'Etna, proprio perché ci siamo resi conto che al di sotto del parco dell'Etna questi sentieri antichi non sono stati mai presi in considerazione, pur essendocene veramente tanti. E quindi la nostra intenzione è stata proprio questa, quella di riscoprirli, spesso li abbiamo anche ripulito, quindi abbiamo fatto azioni di ripulitura, quindi sia dalla vegetazione che anche da rifiuti, perché molti di questi spesso erano diventati delle vere e proprie discariche. E poi appunto la riapertura, e poi in seguito alla riapertura abbiamo programmato diverse passeggiate, diversi trekking lungo questi percorsi. E abbiamo fatto, oltre a questo lavoro, proprio un lavoro di censimento di questi sentieri, e quindi nella fascia che va dal mare appunto all'Etna e nella zona del versante est dell'Etna abbiamo tracciato 21 sentieri, 21 percorsi per complessivi circa 68 chilometri e quindi intercettando appunto strade, vecchie strade importanti, strade storiche e anche quindi mulattiere, trazzere e anche sentieri minori, diciamo con l'idea di riattivarli, metterli in rete e farli diventare dei veri e propri percorsi che collegano sia appunto la fascia costiera con il parco dell'Etna, ma anche i vari centri tra di loro, quindi Giarre, quindi nella zona che vada da Giarre fino a Fiume Freddo e fino al Parco dell'Etna. Noi stiamo vedendo appunto alcune delle foto che riguardano le vostre iniziative. Oggi abbiamo molto parlato di Etna anche nella prima parte, abbiamo avuto il dottor Marco Neri, abbiamo parlato dell'attività vulcanica nello specifico, ora stiamo vedendo queste foto. Ecco, ci volete descrivere magari qualcuna di queste foto, che cosa appunto ritraggono, cosa riprendono? Lo scorso anno, dopo aver ripulito alcuni di questi tratti di sentieri, abbiamo provato a creare un cammino proprio partendo dal mare, quindi siamo partiti dal porto di riposto e siamo arrivati alle alte quote, quindi cercando esclusivamente di utilizzare per lo più sentieri, diciamo che solo nel primo tratto abbiamo attraversato Riposto e Giarre e dopodiché abbiamo cercato di utilizzare quasi esclusivamente questi sentieri e abbiamo fatto un percorso di circa 65 chilometri in 4 giorni, quindi pernottando in alcuni rifugi, quindi quali case bevacqua e poi rifugio di Imparossa. La prima tappa invece l'abbiamo fatta Annunziata. Questo poi, è il mulino. Questo invece che stiamo vedendo è il mulino che proprio da recente questo appunto fa parte del recente attività di pulizia che avete fatto di questo mulino che ricade appunto Annunziata di Mascali. Sì, sì. A tal proposito, prima di continuare, vediamo un servizio appunto del nostro Salvofaro che è venuto insomma in loco. La scorsa settimana i volontari dell'associazione APS Maretna hanno completato la pulizia dei resti di un antico mulino, anticamente appartenuto alla contea di Mascali, ubicato presso Piazza dell'Annunziata
a Mascali. Il mulino, insieme ad altri 6 identici esemplari, forniva acqua per irrigare i campi della contea e rappresentava un importante sistema di comunicazione idrico all'interno del territorio dell'antica Mascali. 3 di essi sono stati distrutti in seguito all'eruzione dell'Etna del 1928. Solo alcuni oggi sopravvivono, trovandosi tuttavia in un pessimo stato di abbandono da oltre 90 anni. In seguito ad operazioni di pulizia e bonifica, uno dei più significativi tra i mulini dell'antica contea è stato riportato alla luce grazie all'intervento dei volontari di Maretna. Si è potuto così ammirare nuovamente parte della saia e la monumentale botte di carico precedentemente coperta da una fitta vegetazione erbacea. Ci troviamo Annunziata di Mascali e dietro le nostre spalle possiamo trovare uno dei mulini dell'antica Via dei Mulini. A partire dal territorio superiore, questo dovrebbe essere il secondo. Chiediamo a Leonardo Vaccaro cosa si sta facendo oggi e soprattutto quali sono i progetti futuri. Sì, stiamo cercando intanto di riportare alla luce i resti di questo mulino, che era il secondo mulino in ordine dall'alto verso il basso. Originariamente esistevano nel territorio di Mascali ben 7 mulini lungo un grande canale che era il canale cosiddetto della Contea di Mascali, quindi un canale che portava le acque dalle sorgenti di Nunziata fino quasi al mare nei pressi di Carrabba. E lungo questo canale si trovavano ben 7 mulini, dei quali 3 sono stati distrutti dall'eruzione lavica del 1928, di altri 4, come appunto alle mie spalle, sono rimasti dei resti che stiamo cercando di portare alla luce al fine proprio di valorizzarli. Una nobile causa, dunque, quella sposata dai membri di Maretna, al fine di rendere fruibile e accessibile al pubblico uno degli antichi monumenti della storica Contea di Mascali. E nel servizio di Salvo Faro, appunto, abbiamo visto questa importante opera di pulitura di questo mulino, appunto il territorio di Mascali, che anticamente si estendeva dal Mar Ionio fino alla sommità del vulcano, appunto aveva queste, vedeva tutte quella che era poi, che si è chiamata dopo, posteriori, questa antica Via dei Mulini. Ecco, cos'è questa Via dei Mulini, che mi diceva essere più un concetto recente che diciamo passato? Allora, in realtà sì, diciamo, ci piacerebbe che ci fosse appunto questa Via dei Mulini. In realtà è un'area dove appunto Nunziata, grazie al fatto di avere queste sorgenti d'acqua ben alimentate sia nel passato ma tuttora, tant'è vero che appunto da questa sorgente chiamata Fontana Grande tuttora ancora sono alimentati i comuni di Mascali, di Gera e di Riposto. E quindi nel passato, quando ancora appunto non c'era l'energia elettrica, quest'acqua alimentava ben 7 mulini, come abbiamo sentito prima dall'intervista. E quindi questa Via dei Mulini fondamentalmente ci piacerebbe che si generasse questa Via dei Mulini, nel senso riscoprire questi sia i resti dei mulini che tutto il sistema che ancora si può tirare, si può portare alla luce, perché ci sono tutta una serie di canali e di appunto di condotte forzate, quindi le botte di carico, questo qua che vediamo è appunto la parte alta dove si raccoglieva l'acqua e poi chiamata appunto botte di carico, dove si stabilizzava la quantità di acqua e poi attraverso la condotta forzata arrivava in pressione alla base del mulino, dove poi c'erano le ruote che servivano a molire appunto i vari cereali. E fino al 1850 ci sono dei testi, cioè,
testo di... È appunto il saggio sulla topografia medica della Contea di Mascali di Giuseppe Antonio Mercurio, appunto, credo quello che fa riferimento, che parla appunto, parla delle sorgenti di Nunziata, individuandone tre nello specifico, che sono appunto Fontana Grande, Fontanella e la Fontana Nuova. E l'acqua potabile, dice, quella della Fontana Grande, viene impiegata a muovere successivamente le ruote dei sette mulini e serve per irrigare tutti i giardini di agrumi di Nunziata e Mascali. Perfetto. Questi mulini, diciamo, prendevano quindi il territorio della Contea di Mascali, a quanto ho capito. Sì. Ovviamente questi canali, che partendo appunto da Nunziata alla Fontana Grande, poi continuavano sul territorio e alcune di queste appunto arrivavano nella vecchia Mascali, quella distrutta dalla colata del 1928. E attualmente a Nunziata sono ben visibili due mulini ancora rimangono ben evidenti, appunto le botte di carico con le condotte forzate, e di un altro c'è tutto il sistema dei canali, quindi anche un acquedotto fuori terra, quindi con i vari archi, però purtroppo in tempi non troppo lontani una parte della vegetazione l'ha demolito, un'altra parte probabilmente anche l'intervento dell'uomo è stato poco attento a conservarlo. Se posso aggiungere una cosa, certo. L'attività di Maretna è proprio rivolta alla valorizzazione, insomma, anche di beni che possono forse passare in secondo piano rispetto a monumenti più importanti. Le strade che noi cerchiamo di portare alla luce, di segnalare, di percorrere, in realtà sono per noi importanti, per il territorio, come dire, il territorio ha dimenticato per molto tempo il valore di queste cose che, ripeto, possono sembrare di poco conto, ma hanno un grande valore non solo storico, certo, ma soprattutto sociale, di relazione e in prospettiva anche di un uso del territorio un po' diverso, per un turismo diverso, per un approccio alla natura più garbato, diciamo, meno invasivo, non occorrono grandi strutture. Noi abbiamo già un patrimonio da valorizzare che è sepolto, diciamo, da errori o dall'incuria o dalla dimenticanza. Quindi il nostro obiettivo è questo. Il mulino ha un grande valore, ma se guardiamo l'esempio, diciamo, a scala più grande nel territorio, tutte le strade, tutte i segni che il territorio ci ha lasciato, ci ha tramandato, hanno un'importanza notevole se si riconsidera il territorio in un'altra funzione, con un altro occhio, ecco, che è quello, diciamo, in primo luogo dell'amore per il nostro luogo. Sì, del resto vedevamo anche appunto l'ingrandimento dei sentieri dal mare al parco dell'Etna, che sono 21 sentieri, se non ce ne sono altri. Comunque, questi sono quelli che abbiamo individuato fino ad ora, diciamo, ma ce ne sono tanti altri. Questa mappa dove appunto li abbiamo censiti, l'abbiamo utilizzata per condividerla con la sovrintendenza come osservazione al piano paesaggistico, con l'intenzione rivalorizzare appunto alcuni di questi sentieri. Per fortuna appunto la sovrintendenza sta accogliendo
questi studi che abbiamo fatto, a quanto pare buona parte dei percorsi verranno tutelati. Oltretutto in questa mappa abbiamo segnalato tutta una serie di beni magari non di primaria importanza, ma anche edifici o edicole votive o anche alberi monumentali che magari appunto non risultavano attualmente tutelati. Quindi, e oltretutto con la sovrintendenza si è generato anche una collaborazione per abbiamo segnalato il recupero di alcuni percorsi, quindi via Timpa e via Funna, che sono, via Timpa si trova sopra Annunziata e via Funna è il collegamento tra Annunziata e Puntalazzo, che era la vecchia strada per Puntalazzo, e al momento insomma sembra interessata al recupero di queste strade. Su via Timpa probabilmente c'è già l'idea di portare avanti un progetto di recupero. E come diceva appunto il signor Lanzafame, c'è oggi anche un diverso tipo di turismo, anche un turismo di prossimità, comunque anche si sta diffondendo proprio anche proprio questo turismo un po' naturalistico che vede poi la riscoperta di questi sentieri, di questi itinerari che non sono appunto i grandi itinerari delle grandi architetture, ma sono comunque molto interessanti, perché appunto si va poi a ripercorrere quelle tracce che poi sono, cioè raccontano, costruiscono la nostra storia, chiaramente, della storia del territorio. E, a partire appunto dai primi del 1900 inizia, quindi tornando ai mulini, inizia la fase di decadenza dei mulini idraulici, che poi vengono progressivamente sostituiti da quelli a motore appunto. E poi la colata lavica, come diceva prima, del 1928 non soltanto interruppe il canale, ma seppellì proprio questi tre mulini ubicati in prossimità della città di Mascali. Al di là quindi di questo lavoro, quali sono le prossime azioni che avete già in cantiere? Allora, innanzitutto di completare in tempi brevi la riscoperta e la fruizione su via Funna, perché ultimamente stiamo lavorando sulla ripulitura di questo percorso. E grazie all'impegno appunto dei volontari di Maretna e di altri volontari, soprattutto anche di Puntalazzo, praticamente quasi tutto il percorso è stato ripulito, mancano meno di 100 metri al completamento del tracciato, quindi alla riapertura di questo tracciato. E poi sempre sui mulini speriamo di, oltre a completare quello che abbiamo portato alla luce, ce n'è un altro vicino che ci piacerebbe anche quello portarlo alla luce. E poi, come sempre, diciamo, una volta riaperti i percorsi, ci piace organizzare delle passeggiate, dei trekking, proprio per dare la possibilità a tutti di riscoprire questi luoghi, perché ovviamente l'obiettivo è anche questo, proprio di far conoscere il territorio. Il territorio, Alessandro, scusami, sì. Il territorio si conosce anche conquistando dei punti di vista nuovi. La passeggiata attraverso questi sentieri permette anche
residenti di queste zone di osservare il territorio da un ulteriore punto di vista, un punto di vista originale e inconsueto, che fa apprezzare, come dicevo, anche le cose che sembrano meno importanti, ma che appartengono a tutti noi. Sì, e anche perché in effetti, cioè, parliamo di un territorio veramente importante, cioè quello dell'Etna, che è veramente unico, sia per ovviamente per la presenza dell'Etna, ma perché è un sistema veramente unico, quindi con il paesaggio che ha, percorrendo a piedi questi luoghi si ha una visione completamente nuova e un'esperienza, si fa un'esperienza veramente unica del territorio. E un'altra cosa che non ho detto prima, che alcuni di questi percorsi sono stati già riconosciuti anche dal CAI, quindi tra gli obiettivi c'è anche questo, proprio di farli diventare dei percorsi ufficiali, quindi ufficialmente riconosciuti. E quindi è stato completato il percorso di Via Presa, quindi che da Santa Venera Alta arriva fino a Presa, e un altro che è quasi completo da Annunziata a Vena. E sono stati attribuiti a questi due percorsi già anche la numerazione, così come prevede il CAI, e quindi c'è il percorso 861 e 862, che fa parte appunto del cadastro nazionale. Praticamente, quindi sono ufficialmente riconosciuti. Quasi tutti i percorsi sono. Dicevo, forse è questo quello che parlavamo di questo qua è quello di Via Presa, sì. Prego, signor Lanzafà. Sì, dicevo questo, che i percorsi sono quasi tutti in una fascia collinare, diciamo. E muovono da est a ovest, più o meno raggiungendo le zone collinari. E anche questo aspetto, cioè di permettere alle frazioni, ai comuni, che sono una quota diciamo non commerciale, di essere parte di un sistema. Non è che noi abbiamo questo obiettivo, però è inevitabile che fruendo del territorio in modo alternativo e con un punto di vista originale si valorizza anche la frazione, si valorizza anche il territorio collinare, che è un mondo che molti non conoscono o conoscono solo, diciamo, in maniera superficiale. Io stesso noi scopriamo pian piano tante cose che sono importanti, riteniamo che siano importanti. E quanto, signor Lanzafama, quanto è importante anche per i più giovani, per anche i più piccoli, entrare, cioè si entra a contatto chiaramente con la natura, con dei microcosmi, come diceva, e si conosce il territorio da diverse prospettive. E nello stesso tempo, facendo anche queste escursioni, possiamo dire, c'è comunque anche uno scambio umano, insomma, una condivisione. Certo, no, le passeggiate sono i trekking, chiamiamoli in termini tecnici, sono in realtà il momento in cui lo spazio di relazione si amplia e diventa, come dire, complementare al territorio, cioè sia le generazioni diciamo più recenti che gli anziani hanno in quelle occasioni hanno la possibilità di fare uno scambio culturale, perché questo è fare cultura, è anche proporre delle occasioni in cui le generazioni si incontrano, quindi è molto importante questo aspetto, diciamo. E poi sono state fatte anche altre iniziative, tipo GREST,
estivo, appunto all'aperto, riscoprendo alcuni di questi sentieri, quindi anche delle giornate di ripulitura insieme ai ragazzi del Grest, quindi è stata organizzata anche una caccia al tesoro proprio su questi sentieri, proprio per far conoscere questi sentieri che sono dietro casa, in realtà però al momento insomma sono poco conosciuti. E ora appunto stiamo puntando a così come quelli già fatti, a mettere la segnaletica, e anche su questo già i volontari di Maretna hanno iniziato a mettere le bandierine per segnare questi percorsi, e a breve speriamo di migliorarla attraverso la segnaletica verticale, quindi con tutta una serie di informazioni sulle distanze e sui punti di partenza e di arrivo. La segnaletica rispetta le norme del catasto del CAI, per cui sono propedeutiche poi all'inserimento dei sentieri nel catasto. Sì, e aiuta tantissimo a capire bene le distanze tra un luogo e un altro, e potersi muovere facilmente anche in autonomia lungo i sentieri. Bene, come vi si può rintracciare, come contattarvi, ecco, per chi è interessato magari a diventare appunto un volontario o un socio Maretna? Al momento c'è una pagina Facebook, che è quella attraverso la quale comunichiamo le attività, anche se durante questo lockdown ovviamente ci siamo dovuti limitare, quindi fare delle azioni con un numero ristretto di persone. Quindi speriamo che, superando questa fase, magari possiamo aprire di più a delle attività dove ci sono più persone. Comunque sì, attraverso Facebook principalmente. Facebook, quindi vi si trova come Associazione Maretna? Ci si trova come Maretna, sì, in cammino verso il vulcano. Maretna, sì. Maretna in cammino verso il vulcano. Bene, in chiusura ci volete rendere partecipi di qualche attività imminente? Cioè... vabbè, a parte le passeggiate, prossimamente continueremo questa ripulitura su Via Funna e sui mulini, diciamo, anche se non è ancora in programma una data precisa, però fondamentalmente molto probabilmente saranno queste. Cerchiamo anche di non perdere diciamo quella freschezza di un'associazione che non ha come dire un programma rigido, ecco. Noi abbiamo degli obiettivi, però ci muoviamo in amicizia dove occorre. Bene, intanto grazie per il lavoro quindi che state svolgendo sul nostro territorio, e quindi ringrazio Alessandro Cavallaro e Francesco Lanzafame, presidente e vicepresidente dell'Associazione Maretna, in rappresentanza chiaramente di tutta l'associazione, e adesso insomma ci terremo più aggiornati sulle vostre attività e le attività da voi proposte. Grazie. E alla prossima, grazie. Arrivederci. A presto, grazie ancora. Adesso stacchetto e poi ultima parte del nostro programma.
Ok, ultima parte del nostro programma, dicevo che parla di riaperture. E prima di collegarci con Davide Pappalardo, che è appunto un ristoratore, andiamo a vedere il servizio realizzato da Salvo Faro. Da venerdì 21 maggio è iniziata a Giara e Riposto la stagione dei caffè concerto, che vede la possibilità per ristoranti, bar, pizzerie e pub di collocare i propri tavoli anche nelle strade antistanti le proprie attività, grazie ad alcune ordinanze comunali che quest'anno hanno anticipato tale chiusura di qualche settimana rispetto alle passate stagioni. Un modo per venire incontro anche alle esigenze dei ristoratori, per adesso limitati ad offrire servizio ai tavoli esclusivamente in luoghi all'aperto e non oltre le ore 23. Noi abbiamo raccolto alcune opinioni tra i proprietari di tali attività coinvolte, alcuni contenti delle ordinanze comunali, altri un po' meno. Sì, noi ringraziamo tantissimo il comune, tutto il consiglio comunale, perché effettivamente io non me l'aspettavo questo anticipo, che non era mai successo, e siamo felici di ricominciare. Siamo organizzate per mettere i tavoli fuori. Così le presenze sicuramente aumentano. Sì, sì, certo, già abbiamo delle prenotazioni, i nostri clienti non solo sono felicissimi, ma in tutto questo periodo ci hanno supportato con l'asporto e veramente non ce l'aspettavamo. E sono stati veramente gentilissimi e sono venuti anche da fuori, prima ovviamente nell'orario possibile del coprifuoco, prima del coprifuoco, ci hanno supportato tanto con l'asporto e di questo siamo contenti. Ora sono felici che stiamo riaprendo. L'ordinanza prevede che bisogna smontare 15 minuti prima dell'ora del coprifuoco. Effettivamente io l'ho letta su Aleggiare oggi, perché avevo fatto la richiesta da poco e infatti non mi aspettavo, pensavo che ancora passasse tempo per le solite burocrazie e firme. E invece ci hanno supportato veramente alla grande. Ma direi felice è una parola un pochettino pesante. Diciamo grazie in qualunque caso all'amministrazione, però questa nonostante che tutti ci restringono, nonostante che siamo stati gli untori, ma ancora perseguitano a prendersi gioco di noi. Dice in che senso? Hanno fatto l'ordinanza, come giustamente hai detto tu, ma fino a mezzanotte e mezza, quando sarà tolto il coprifuoco? Mezzanotte e mezza qua in Sicilia ancora le persone devono decidere dove devono andare. Posso capire, non alle 5 del mattino, ma almeno l'una, le due, le tre, come in tutti i posti. Per quale motivo questa amministrazione ancora si è prefissata di fare la chiusura, la riapertura per essere più precise, delle strade a mezzanotte? Non l'ho capito ancora. Non lo vogliono capire, gliel'ho detto in tutte le lingue, ma non ci siamo riusciti completamente. Comunque, in qualunque caso, grazie, dovremmo dire grazie anche al governo centrale che non ci sta facendo pagare il suolo pubblico, ma per carità avrei preferito pagare il suolo pubblico ed avere tutte quelle cose che non abbiamo avuto. Meglio pagare il poco ed avere il molto. No, loro ci hanno tolto il poco e non ci hanno dato il molto. Avevo un po' di paura, il coprifuoco ce lo fa, comunque ci sta un po' stretto, diciamo, come orario le 11, però alla fine accettiamo, diciamo, quelli che sono i piani pandemici, accettiamo tutto collo chiaramente, che secondo noi, anzi, le persone finiscono per raggrupparsi tutti negli stessi orari. Nonostante ciò, noi comunque stiamo lavorando, Torre viene scelta molto dagli avventori in quanto meta, diciamo, di libertà, di mare, l'isola pedonale è godibile da tutti e quindi vengono famiglie, bambini, giovani, ma insomma stiamo lavorando bene. La stagione estiva sì, sembra essere partita con un po' di anticipo, in realtà rispetto all'anno scorso, rispetto a 2 anni fa, se noi mettiamo come anno di riferimento il 2019, già da maggio si lavorava a Torre, organizzavamo le feste di primavera, facevamo diversi eventi che cominciavano già a raggruppare le persone che dopo il lungo inverno venivano a godere del sole. Quest'anno non c'è solamente la pandemia, c'è anche una primavera, diciamo, un po' tardiva, la cenere vulcanica che ci fa sempre stare con scopa e paletta in mano, però non ci vogliamo lamentare, perché comunque, come vedete, Torre è sempre frequentata, noi siamo felici e dobbiamo lavorare, andremo avanti e lo faremo con l'entusiasmo di sempre. E
allora questo era appunto il servizio che sentiva un po' gli umori dei ristoratori in particolare. Andiamo a collegarci con Davide Pappalardo, ristoratore, nonché membro del direttivo di Confcommercio Giarre. Buonasera, grazie di essere con noi, nonostante appunto è al lavoro. Buonasera Rita e buonasera a tutti. Buonasera, allora, chi appunto meglio di te ci può dire come sta andando, ecco, dopo appunto il decreto legge dello scorso 17 maggio, dal 19 maggio si è, diciamo, il coprifuoco, ecco, si è spostato alle 23, dal 7 giugno dovrebbe essere spostato alle 24 per poi, insomma, almeno in teoria dal 21 giugno essere abolito. Ecco, come sta andando? Come è andata finora? Beh, intanto c'è da dire che oggi, stamattina, guardavo una cosa importante. Leggevo che tra forse lunedì alcune regioni italiane passeranno bianche, tra cui questa è la Sardegna. Noi ancora di qua qualche settimana non siamo nemmeno menzionati in Sicilia. Io non riesco a capire cosa c'è sotto questa riapertura della zona bianca per la Sardegna, che da rossa è diventata gialla in un battibaleno e poi ripassa la bianca. Comunque c'è qualcosa che non torna. Le aperture è stata dovuta, perché ricordiamoci bene, ci sono gli europei e gli europei sono fatti con persone allo stadio. Allora, se giustamente hanno dato la possibilità alle persone di andare allo stadio, perché non al ristorante? Perché qui noi siamo stati purtroppo additati di essere gli untori, però non è così. Il problema è che siamo stati nella categoria più debole, la categoria dove loro potevano attaccarci, dove potevano farci chiudere, e secondo loro il nostro lavoro non è importante, mentre io dico, l'articolo 1 parla chiaro, il lavoro è importante per tutti ed è primario. E l'apertura è sostanzialmente, noi, io parlo sia da ristoratore, ma anche sì, come membro della Confcommercio, soprattutto sono referente FIPE per la zona ionica. Vi posso dire che è una battaglia che si è cercato di fare da tempo, ma giustamente chi decideva era solo, scusate, il governo centrale. Nella regione, nei comuni, né noi come categoria abbiamo potuto fare tanto. La riapertura è una cosa positiva, perché finalmente le attività, noi come ristoranti, come pizzeria, anche lounge bar, anche i pub, prima sentivo Pietro, finalmente siamo ripartiti. C'è chi ha delle difficoltà, nel senso che i pub hanno la necessità, ovviamente il pub per idea lavora anche più sul tardi, adesso sono un po' vincolati col discorso del coprifuoco, che attualmente è alle 11, la settimana prossima passerà a mezzanotte, per poi dal 21 o dalla metà di giugno scomparire. E questa fondamentalmente è la cosa importante, perché la gente vuole stare più tempo fuori. Già il discorso prima delle 10 era una cosa un po' fastidiosa, perché la gente, secondo me, sarebbe stata restia ad andare a venire a mangiare al ristorante, perché in Sicilia siamo abituati a iniziare a mangiare un po' tardi, un po' forse una cattiva abitudine, però se tu già esci alle 8 e alle 10 devi essere a casa, non hai nemmeno il tempo di riuscirti a sedere al tavolo. Già un'ora in più fa tanto, ma soprattutto fa tanto per noi ristoratori, perché per noi attività del food, perché ripartire, stare a contatto con i nostri clienti, riabbracciarli, riabbracciare loro, riabbracciare i nostri dipendenti, ci fa sentire bene, soprattutto dopo 7 mesi di chiusura, perché sentivo prima, sì, abbiamo lavorato con l'asporto, però l'asporto è un granello di sabbia in mezzo all'oceano, cioè non, soprattutto chi ha determinate più attività che non sono mai state con l'asporto hanno un po' sofferto. Però ovviamente il ristorante, ecco, molti ristoranti non potevano poi praticare l'asporto, perché alcuni piatti chiaramente non possono essere consumati, ecco, in loco. Sì, no? Sì, ripeto, io l'ho fatto come nella mia attività, abbiamo fatto un po' i pranzi del Natale, i pranzi della Pasqua, però i numeri sono diversi e ovviamente un piatto mangiato qui non è la stessa cosa che arriva a casa, per quando uno può mettere degli accorgimenti della cottura un po' più lunga, sono tanti aspetti tecnici che non vanno. L'asporto qui
in Sicilia noi non siamo abituati al delivery. Qui in Sicilia noi siamo abituati che chi è la mamma che cucina, la nonna che cucina. La tradizione in tavolo è diversa rispetto alle grandi città tipo Roma, Milano, Firenze. Lì c'è una cultura diversa, lì sono città molto più frenetiche. Lì il mangiare da casa, certe volte la donna, l'uomo non hanno tempo di cucinare, perché ci si fanno portare il mangiare. Non è la stessa cosa in Sicilia. Ripeto, ripartire è fondamentale, perché ripartire la gente incomincia già a pensare ai compleanni, ai battesimi, ai cresimi, tanti eventi sono ripartiti, ripartiranno, ancora non sono ripartiti i matrimoni, e questa per noi in Sicilia, cioè noi viviamo anche di questo, cioè, certo, è radicato, chiaramente ripartiranno appunto anche le cerimonie, gli eventi, e quindi assolutamente io ripeto, sentivo Pietro che diceva delle cose giuste, soprattutto ringrazio il comune. Bene, io dico una cosa, ringraziamo il comune su alcuni punti di vista, però si era stato detto, e questo lo diciamo noi come Confcommercio e come anche FIPE, il comune non hanno fatto pagare solo pubblico, ma quello non ci interessava, quella è una cosa che hanno detto in tutta Italia. Ma il problema delle tasse, si era detto che acqua, spazzatura e tutte le utenze comunali non dovevano pervenire in questo periodo. Bene, due settimane fa o la settimana scorsa sono arrivate tutte le utenze dell'acqua o spazzatura. Cioè, l'aiuto non... E qual è l'aiuto? Io dico che loro, capisco che le istituzioni locali hanno bisogno di questi introiti, però non si possono chiedere alle nostre attività economiche. Io dico una cosa, noi come Confcommercio e come FIPE ci siamo battuti su alcuni punti, che sono l'annullamento delle tasse. E non è avvenuto, perché giustamente si è stato solamente slittato, perché io qualche settimana fa abbiamo avuto una manifestazione a Catania dove tutti dicevano sì, è bello riaprire, dobbiamo riaprire. Io ho fatto un intervento dicendo bisogna annullare le tasse, non spostarle, perché le tasse oggi nel 2021 noi non le possiamo pagare, perché dopo siamo stati fermi il tempo che ripartiamo e non possono pensare di che noi fra qualche mese paghiamo le tasse. Le tasse 2021 devono essere tolte, questa è una defiscalizzazione, cancellazione della casella rischi delle banche. Ci sono alcune attività che in questo momento hanno problemi, perché chi non ha potuto pagare la luce, chi non ha potuto pagare l'affitto, e ci sono stati dei pignoramenti, e queste le banche non ce le tolgono. E queste sono le cose reali, cioè la riapertura, bene che ci sia il movimento attore che affonda Chiello, bene, ma il discorso delle tasse, il discorso dell'aiuto alle aziende, sono queste le cose importanti, perché ad oggi un'azienda che ha riaperto ma si trova sul groppone tutte queste problematiche è la cosa peggiore che possa avere, perché già si è stato fermi, arrivano queste tasse e come dobbiamo pagarle, perché c'è chi ha l'affitto, c'è le utenze sono arrivate lo stesso, e qui non se ne è parlato purtroppo e non se ne parlerà, questo è il male. Poi in più si ci mette, ha detto Giovanni Facchi, prima la cenere vulcanica. Questo purtroppo in questo periodo è un grosso problema, che non so se la regione o qualcuno ci aiuterà, ma soprattutto chi sta nelle zone pedemontane come noi, tra Giarre, Meriposto, Zafferana, Mascali, abbiamo la cenere vulcanica che sistematicamente due volte a settimana ci sta penalizzando. Io capisco la nostra amata Etna, però ora basta. È un problema, ma soprattutto a livello economico, perché un'azienda deve far fronte proprio a dover togliere questa cenere vulcanica per poter, tra virgolette, passare una serata a guadagnare qualcosa di soldi per le proprie attività, perché in questo momento c'è il discorso del dehors fuori, e il dehors fuori deve essere pulito. Questa è la cosa principale. Sì, appunto, per adesso all'aperto, poi dall'1 giugno sarà possibile appunto consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18 fino all'orario di chiusura, e poi dal 1 luglio al chiuso sarà consentita appunto la presenza di pubblico nei limiti previsti anche appunto per le competizioni e gli eventi sportivi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Pensate che si poteva fare in realtà anche prima, tenendo chiaramente tutte le norme chiaramente anti-Covid, insomma, mantenendo un comportamento corretto. Rita, io ti posso dire che sfido chiunque della nostra attività a girarmele tutti e a vedere se non fanno dei protocolli giusti, perché lo scorso anno sono venuti a controllare, hanno visto quello che noi facciamo, ma se noi ci danno delle linee guida, perché non continuarla a dare? Perché noi
se tu hai una capienza di un locale di 100 posti, col Covid ti dico di mettere distanziamento ad aiutare, arrivi a una capienza di 50-60 posti, bene, perché non farlo? Perché io dico, dobbiamo andare noi al supermercato, è tutto pieno, dobbiamo andare in qualsiasi attività, in qualsiasi la gente è ammassata, e non al ristorante dove c'è distanziamento, igienizzazione, controllo, soprattutto il controllo, temperature, e poi i menu sono quelli là, usa getta, c'è chi usa il QR code, cioè, noi abbiamo investito sul nostro lavoro, quello che purtroppo non si è voluto capire, però ripeto, alla base, io ho detto prima una cosa, ci sono gli europei, si è stato, giustamente lì ci sono i soldi che vanno, e hanno dovuto fare per forza aprire, perché se no sarebbe successa la guerra, perché è così, perché noi abbiamo rispettato tutti i protocolli, sia nel 2020, ma eravamo disposti anche nel 2021 a farli, perché è normale, c'è un'attività che mette i posti distanziati, igienizza i locali, perché materialmente chi ha un'attività puliva i locali, sia all'inizio che alla fine, non è cambiato nulla, i tavoli lo stesso venivano puliti, avanti, si è stato discorso di distanziare un po' più i tavoli, va bene, meglio, la gente sta più tranquilla, però questi protocolli li abbiamo sempre fatti, la gente l'ha capito e la gente lo capisce, perché questa è la cosa più importante, io do atto a tutti i nostri i clienti in tutte le attività, do un elogio perché sono abbastanza comprensivi, anzi dopo questi 7 mesi ci sono stati vicini, e questo l'ho sentito anche in una intervista di una ristoratrice, se non sbaglio quella del Saks, è vero, i nostri clienti ci sono mancati, noi a loro e loro a noi, e quando sono ritornati, perché c'è chi ha aperto, ecco una cosa importante, col dehors fuori non tutti sono riusciti ad aprire, perché chi è come me un po' più in montagna c'è un po' di freschetto, ma chi è ancora più su non è facile, ancora so che alcune attività riapriranno dopo il 2, quando la temperatura sarà un po' più mite, perché ancora un po' di freschetto la sera, tranne a Giare Centro oppure nei paesi del mare che si sta un c'è po' meglio ancora, qui, un po' più di freschetto ancora c'è, però ripeto, confidiamo, perché ad oggi quello che abbiamo visto è che la gente ha voglia di uscire di casa, ha voglia soprattutto di stare a socializzare, ma soprattutto di venire qua e stare insieme a noi. Ecco, questa è la cosa più bella che abbiamo, che ho constatato, ma credo tutti gli altri. E quindi, insomma, è stata buona la risposta dei clienti, come hai detto, insomma. Sì, 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 sì. Ma io sarà ancora di più avanti, perché ecco una cosa importante che questo bisogna sottovalutare, e io sia come Confcommercio ma anche come piccola, come il libero cittadino, dico bisogna vaccinarsi, cioè l'immunità di gregge è la cosa importante, perché ci hanno portato e ci porteranno ad essere vaccinati tutti, perché se non si è vaccinati non c'è il green pass o per me non si può fare più niente. Bene, abbiamo notato che ora ci sono il vaccino, ci sono vari tipi di vaccini, non ce n'è solo uno, che prima era quello che molti avevano dei dubbi. Vacciniamoci tutti, lo farò anch'io a breve, ma perché è normale, chi ha anche attività, chi sta a contatto col pubblico, vacciniamoci, stiamo più tranquilli noi, ma così saremo tutti vaccinati. Ma il discorso non bisogna guardarlo oggi a maggio, bisogna valutarlo a settembre, ottobre, quando si spera che tutti vaccinati non ci siano più problemi, e così eviteremo da capo che ci richiuderanno, perché qui non si sono più scuse. No, perché al momento in cui ci vacciniamo tutti di gregge, non hanno più scuse a dire, voglio capire quali saranno poi le loro scuse, spero che non ce ne saranno, perché lì sarà un grosso problema. Speriamo di no, speriamo insomma di uscirne, come si suol dire. Uscirsene, come dicono loro, è il vaccino. Allora, ci vacciniamo e vediamo come andrà, perché questo purtroppo dovremmo convivere con questo virus, come tutte rispetto le altre influenze che ci sono state. Questa è un'influenza molto più aggressiva. Allora, ci vacciniamo, vedremo come andrà, e poi a settembre, ottobre vedremo cosa sarà, perché questa è la cosa importante. Ci dobbiamo vaccinare ora, ci dobbiamo preparare ora per l'inverno, per non ritornare come lo scorso inverno a stare 7 mesi chiusi, perché sarebbe un disastro, questa volta drastico e totale, catastrofico. Definitivo, esatto. Sì, assolutamente. Beh, io ti ringrazio di essere stato con noi, di averci dato questa testimonianza diretta. E... Una cosa, scusami Rita, ti volevo interrompere, perdonami, sì. Se ricordavo ora. Noi come gruppo della Confcommercio e FIPE
stiamo proponendo un progetto che, se qualcuno delle attività di Giarre, non solo del food, ha notato, a Giarre è nato un portale dove si chiama vivigiarre.it. È una piattaforma, per fare intendere, che noi ora tra qualche giorno, settimana prossima, avremo un incontro con gli organizzatori. Io già sono iscritto a alcune attività del Giarrese, sono state iscritte. È una piattaforma gratuita, e ripeto, gratuita. Per farvi capire, Facebook. Noi aziende abbiamo le nostre pagine, siamo registrati su Facebook, pubblichiamo gratuitamente tutti i nostri eventi, ma se vogliamo metterle delle inserzioni a pagamento, li paghiamo. La stessa cosa funziona su questo Giarre, vivigiarre.it. È una pubblicità delle aziende solo giarresi, che può essere abbigliamento, food. Ho visto che si sono aggiunte delle aziende dell'edilizia, dove uno sponsorizza il territorio, perché qualcuno che dalle fuori Giarre vuole venire e trova questo portale, vediamo cosa c'è a Giarre, cosa sono queste aziende. È una buona pubblicità, scusate. Perciò esorto tutti quelli del commercio, che sono negozianti, bar, ristoranti, edilizia, tutte le attività commerciali di Giarre, artigianato, ad iscrivervi a questo Vivi Giarre, che hanno creato delle persone gratuitamente. Io ho chiesto a queste persone, scusate, ma il vostro tornaconto qual è? No, noi l'abbiamo fatto per il nostro territorio, perché vogliamo far riprendere questo territorio, perché ci lamentiamo sempre che il nostro territorio è un po' lasciato, un po' così, si è perso anche per colpa nostra. Allora, portiamolo avanti. E devo dare elogio a chi gratuitamente sta portando questa attività avanti. Perciò esorto anche, spero grazie a voi, di pubblicizzare questo portale gratuito, ripeto, gratuito, in modo tale da spingere l'economia del nostro comprensorio, che è importante. Assolutamente, quindi ricordiamo come si chiama il portale. È importante dirlo. Si chiama vivigiarre.it. Iscrivetevi, è totalmente gratuito. E lì è come Facebook, è come un sito internet, voi pubblicizzate, si pubblicizzano le proprie attività. Poi, se uno vuole fare delle inserzioni, degli annunci, quelli a pagamento, va bene. Però intanto gratuitamente si ha un portale dove già ha un grosso bacino. Ad oggi non è poco, ripeto, io senza sapere chi era ho subito aderito con la mia attività, e vi posso assicurare che non è una cosa malvagia, anzi, perché ad oggi la cosa che un po' spaventa le nuove attività sono quelle là, e vabbè, ma chissà quando è cosa a pagamento. No, signori miei, ad oggi è gratuita e sarà gratuita. Poi, se vogliamo spingere, se volete spingere come io voglio spingere, se sarà a pagamento. Però io la mia attività l'ho scritta gratuitamente, e sarà, perché è importante. Perfetto. Abbiamo dato allora anche questa io comunicazione importante. Ringrazio. Grazie, sì, grazie a te. Grazie anche, sì, anche c'era stato un. Grazie, appunto, ti ringraziamo anche in rappresentanza chiaramente di Confcommercio Giarre, e buon lavoro. E FIPE soprattutto. E ti, insomma, sì. Buon lavoro. Quindi ci rivediamo, speriamo, ecco, speriamo con notizie sempre migliori. Assolutamente sì, speriamo presto, speriamo che tutte le attività del food quest'estate possano riprendersi alla grande, e tutti i problemi che in questi 7 mesi ci sono stati, spero che verranno in parte superati, perché non è così facile. Però ripeto, me lo auguro, un in bocca al lupo a tutti, buon lavoro a tutti, e grazie soprattutto a te, ma anche a tutti quanti, di darci voce, soprattutto per poter esprimere il nostro parere, le nostre comprensioni. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a Davide Pappalardo, appunto, ristoratore e membro di Confcommercio e FIPE. Buona serata. E adesso in chiusura andiamo a sentire anche il contributo, l'intervista fatta stamane al sindaco Enzo Caragliano. L'estate riprendono vita anche le attività, i locali, le attività commerciali all'aria aperta e il coprifuoco alle 23, che qualcuno però non vede di buon occhio. Vabbè, tutto devono capire che sono il tempo particolare che stiamo vivendo. Il 23 può diventare 24, oltre, se tutti riusciamo a fare mantenere la zona non gialla, bianca, e se in questa
zona bianca ci sarà la vaccinazione, non di gregge, ma una vaccinazione dell'80-90%, e quindi sicuramente andremo nel libero di tutti. Ma questo si otterrà se si vanno con tappe forzate, mantenendo gli impegni, verso la metà di luglio e non prima, fine luglio. Tutto sta alle risposte che facciamo agli inviti dei vari hub vaccinali. Cioè, tutti ci presentiamo perché c'è una larga fascia ancora di ottantenni e c'è anche una fascia di disabili. Anzi, io mi sto prodigando a modo che con i colleghi medici generici della zona sono messi a disposizione, poi ci sarà sicuramente un mio passaggio televisivo con voi per pubblicizzare il centro vaccinale. E quella è una risposta buona. Su quello che sono le prospettive per l'estate, è chiaro che il riposto, come ogni anno, si deve aprire perché i nostri ristoratori, i nostri albergatori, tutte le attività commerciali che incrementano anno per anno nonostante il Covid, hanno bisogno di quella partecipazione, di quella assemblamento, di quel riempire il proprio locale per dare maggiore energia e sostegno all'attività. In questo senso il Comune, e anche soprattutto anche grazie ai miei assessori, vice sindaco e gli assessori a turismo e quant'altro, parteciperanno in modo da poter incentivare. E la sera si creeranno, così come si è fatto, non solo a Torre, ma anche in tutto il centro di riposto, attività di concerto, attività che possono essere di ritorno e di richiamo su quella che è non solo la popolazione indigena e residente, ma anche i turisti che ogni anno ci vengono a trovare per vedere e godere il nostro mare, la nostra montagna Etna, che con tutti i suoi acciacchi che ci procura è sempre una grande attrazione mondiale, e quindi ne faremo sicuramente tesoro. A Torre, come sappiamo, l'estate inizia molto prima, inizia già insomma dalle festività pasquali a maggio, e questo grande flusso, ecco, che c'è a Torre, non rischia, insomma, da qualcuno è visto anche un po', ci sono anche delle polemiche, non rischia un po' di annullare poi gli sforzi fatti? No, perché nonostante c'è un'ottima collaborazione con la Federtore, con tutti i ristoratori, gli albergatori, ho messo le forze dell'ordine, che ne abbiamo in modo particolare, ma la Guardia di Finanza, tutti partecipano a che quest'ordine sia ben rispettato. Abbiamo potenziato quello che sono le immagini delle videocamere, in modo particolare la piazza 15 giugno e la piazza relativa è stato potenziato proprio tra ieri ed oggi, si è completato, in modo da attenzionare tutti quelli che non rispettano le norme Covid in periodo di Covid, rispettando le normative vigenti in base alle fasce in cui ci troviamo, gialla, bianca e quant'altro. E in questo senso so che anche gli stessi ristoratori ci tengono e sanno benissimo che intervenirei in un modo pesante, perché non vorrei che da questo aumento di popolazione, aumento di turismo, aumento di possa averne danno alla mia collettività. Su questo sono vigile e attento, e ne sono sicuro che lo stanno attuando e lo attueranno. E poi Riposto, chiaramente, tra le tante iniziative, sta anche producendo appunto un video che racconta Riposto, e un altro spot invece inerente Riposto ha visto anche la partecipazione invece di una nota attrice nota a livello nazionale. Sì. Questa mattina presenteremo il video fatto da uno che è referente delle maggiori testate nazionali, con il sottofondo del nostro maestro cantastorie Di Pino e con il poeta locale Tomarchio, eccetera, deve essere. Questo sono un po' come propaganda la nostra immagine, perché il Riposto merita questo ed altro. Su quello che diceva lei, sì, siamo stati inseriti in quello che è la propaganda della regione siciliana, cioè dire il video che porterà avanti nel mondo la Sicilia sì, che significa Sicilia da vedere, dove c'è l'attrice Grimaldo, ha girato le scene sul nostro primo bacino, da cui si specchia non solo il nostro Riposto ma tutta l'Etna. Una bellissima iniziativa che porterà sicuramente per tutta la Sicilia, perché dopo c'è Teatro Antico, qua con tutti gli aspetti più belli, ma soprattutto anche le nostre zone rivierasche ne avranno un godimento. In questo senso ringrazio il Presidente e l'Assessore che hanno dato questa possibilità alla città di Riposto.
E questa appunto era l'intervista del sindaco di Riposto Enzo Caragliano, che vuole incoraggiare sicuramente tutti i titolari di attività, insomma, e spera in un'estate sicuramente positiva. E in chiusura io vi dico anche che AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ritorna in piazza, perché la sclerosi si combatte anche con un fiore, e ricordo che si può donare anche il 5 per 1000 alla fondazione appunto AISM, segnando nella dichiarazione dei redditi 95051730109. Non costa nulla e fa sicuramente un gran bene sostenere appunto AISM. Con questo io vi saluto, naturalmente vi ricordo che potete riguardare la puntata sulla nostra pagina Facebook, il punto web, su GS Produzioni Video, su 01 TV, e potete scriverci anche e potete interagire con noi anche durante la settimana. Io ringrazio come sempre Giuseppe Faro, la regia di Salvo Faro per GS Produzioni Video, ringrazio Giuseppe Le Cause di 01 TV e ringrazio voi per essere stati con noi. Buon fine settimana e alla prossima.